Evviva Animated Time! Benvenuti all'Animated Time! Siete con noi a parlare di cartoni animati! Con Italia Giaggio! Con Paolo solo, perché Italia Giaggio sono affanculo! Ci siamo! Poi io vado un attimo in bagno e torno subito. Hai aspettato apposta che io cominciassi e finisse il countdown per andare in bagno, complimenti! Torna qua! Ma perché? Cosa stai facendo? Che cazzo stai facendo? Ma che stai... Raga, qui c'è un casino, rischio di cadere ogni 3x2, ciao. Immagina sistemare la camera, Italo. No, oggi l'ho sistemata, appunto per questo c'è un casino. Ah, certo, cioè uno sistema e quindi ha più casino. C'è la scopa addirittura. Addirittura, non sapevo neanche l'avessi in casa una scopa. Vabbè, sì, praticamente tu, sì. Tu lo sapevi di averla in casa o l'hai scoperto? Sì, l'ho anche usata diverse volte. Tipo stupida questa cosa. Ma tra l'altro io non penso di averti mai detto, ma per evidenziare le differenze tra te e Paolo, tu quando sei entrato in casa mia hai subito fatto che schifo, proprio cacare questa casa, che brutta. Paolo appena è entrato in casa mia ha detto: wow, è proprio bella questa casa, molto meglio di quella precedente. Lo sai che stava... No, aspetta, la casa, lui si riferiva alla casa rispetto a quella in cui stavi prima. Sì, vabbè, e poi, rispetto a dove stavi prima, ok, grazie al cazzo, ma prima stavi in un buco. No, ma ha detto poi è bella, poi gli piace tanto come casa. Era già entrato nel bagno quando l'ha detto? Sì, ma poi il bagno quando sei venuto tu era in ricostruzione. Ok, l'avete sistemato, vabbè, allora è comprensibile. Sì, te l'ho anche detto. Allora è comprensibile, dai.
Ovviamente Paolo lo sai che te l'ha detto tutto di facciata e poi in realtà è venuto da me e ha fatto: "Ah, non hai idea, casa di Italo, che schifo". No, non è vero, non l'ha fatto. Cioè, anche a livello di pulizia mi ha fatto: "Ah, wow, sei molto migliorato rispetto al passato", che comunque non era vero, perché no, infatti, sembrava avesse la merda la casa. Penso però... che l'abbia detto perché Paolo era tipo entrato durante Bologna, ha fatto il redemption arc, era più buono, più gentile, no, più carino. Semplicemente è stato a casa di Betto, che vive con altre 7 persone, e quindi praticamente casa sua è uno squat brasiliano. 7 è un tipo numero, la favela. 7 è un numero per intendere, no, tante no, è un numero preciso. Cioè sono in 8 in casa? Mi sa tipo di sì, o 6 o 7, non so, cioè, in totale però. Santi Dio. Comunque buon pomeriggio a tutti ragazzi, ben ritrovati su Animated Time. Come da facendo i cazzi nostri, sì, scusate. Tanto io te l'ho detto che oggi c'ha qualche storiellina, appunto, una nuova, un nuovo capitolo, anzi un nuovo inizio. Per sì, un nuovo arco narrativo. Nuovo arco narrativo. È finito l'arco delle poste, è cominciato l'arco delle poste. Poi capito subito. Vabbè, ragazzi, di un altro ente statale italiano. Sì, allora, se è con la finanza, non voglio avere niente a che fare. Grazie, con la finanza, vediamo l'anno prossimo. Giaccio, quando non dichiareremo i soldi che stiamo facendo. Non voglio avere niente a che fare con la finanza. Sta scherzando, ovviamente, signori di Twitch. Sì, sì. E comunque, buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovati su Animated Time. Come da titolo, ragazzi, oggi non abbiamo idee. E addirittura Italo ha trovato ben 4 post Instagram che possiamo commentare insieme. Oggi mandate voi a manetta come se fosse giovedì e come sarà anche domani, perché non si è capito se alla fine Paolo l'esame la mattina e quindi il pomeriggio c'è o al pomeriggio quindi non c'è. Vabbè, diamo per scontato che domani Paolo non c'è, se ce l'ha davvero, se sa, quindi, se è emendato. Oggi e domani voi mandate roba, scegliete voi. Tanto non noi capisci nulla di anime. E noi facciamo 5 mesi di puro godimento. E grazie Dan, grazie Dan per il rinnovo. Sium, sta dicendo un lungo sium. Quanto dura sto sium? UM. Finito il sium, perfetto. Vabbè, grazie. Quindi insomma, voi mandate video, link, robe di cui si possa parlare, raga, mi raccomando. E c'era il nostro diario statale che chiede se ATT fosse un aneddoto di Italo, quale sarebbe la storia delle poste. Quale storia delle poste? No, proprio tutta la saga. Tutta la saga. Okay. Tutta la saga per intero. Dai, sentiamo prima di cominciare che cosa è successo di nuovo oggi. Con quale ente statale ce l'hai questa volta? Con le ferrovie dello Stato. Ah, vabbè, aspetta, con le ferrovie dello Stato sei giustificato a priori. Lo so tranquillamente, cioè, grazie. È come sparare sulla Croce Rossa. Ma ieri proprio io ho raggiunto il limite di non sopportazione. Dai, anzitutto perché devi sapere, Giaggio, comunque in realtà tu lo sai, ma dovete sapere allora, ragazzi, che io da più o meno 6 mesi per andare in centro a Bologna prendo il treno, perché ormai sto molto fuori dal centro. E quindi per questo motivo mi sposto col treno metropolitano. Cioè, capito, che è successo? Questo fa il pendolare a Bologna. Sì, in pratica sì. Però effettivamente è molto più facile che in tutte le altre situazioni che ho avuto. Perché quando abitavo, per esempio, in via Isabella Andreini a San Donato, che non è lontanissimo dal centro, almeno non lontano come dov'è la situazione in cui sto adesso. E io comunque ci mettevo mezz'ora per arrivare in centro con l'autobus, adesso ci metto 5 col treno, quindi per me in realtà è una giocata, vai, te ne via, brutta bastarda. Però giustamente ci sono sempre vari problemi, e tra questo il principale è il fatto che io pago il biglietto. Non okay. Dovrebbe essere un problema, dovrebbe essere un dato di fatto. È un grosso quello. Problema, perché quando io pago qualcosa voglio che il servizio che pago sia perfetto, e che soprattutto il cazzo di controllore mi controlli il biglietto. O invece ogni volta che io salgo sul treno, quando mi faccio il biglietto, il controllore non me lo controlla mai, mai, neanche una volta. E già questo mi dà fastidio, che è stato aumentato ancora di più quando, per venire a Palermo da Paolo, ho dovuto spendere 30 euro di biglietto del treno e non mi hanno controllato neanche quello, e lì mi è davvero roso il culo, perché non potevo tranquillamente non pagarlo, mi risparmiavo 30 euro e non mi dicevano un cazzo. No, ci dissociamo. Vabbè, ovviamente da questa cosa, perché i servizi pubblici si pagano, punto. Si pagano quando sono ben realizzati, quando non sono ben realizzati si boicottano, come farò da questo punto in poi. Perché? Ma ti ho parlato ieri dell'inutilità del boicottaggio. Ieri sono andato a prendere il treno, ok? Sono andato a prendere il treno, però ovviamente non c'avevo il biglietto, perché il biglietto lo faccio sempre lì alla biglietteria, ci metto 2 secondi a farlo con le carte, è un attimo. Ma la biglietteria non funzionava.
No, 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 la biglietteria funzionava tranquillamente, funzionava solo con le carte, ma vabbè, faccio un attimo. Solo che proprio mentre stavo facendo il biglietto è arrivato il treno con 3 minuti d'anticipo. Allora scende la controllore e la prima cosa che fa, cioè, segnalare alla controllore e fare: un attimo, sto facendo il biglietto, faccio subito. Il tempo che esce il biglietto, il treno riparte. Con la controllore che vedeva. Sì, aspettiamo a te. Sì, aspettate a me, porco Dio! Lo so quando ci metto a fare il biglietto! L'ho fatto, lo faccio da una vita, Gesù Cristo! Ma non è il biglietto il problema in questo caso. Il problema in questo caso è il fatto che, cioè, il treno arriva in anticipo. E parte pure in anticipo. Cioè, non è, cioè, e le altre volte invece mi prende per il culo arrivando con 20 minuti di ritardo puntualmente. Capito? Cioè, raga, dovete arrivare in orario. No, in anticipo e non in ritardo. In orario. E se si arriva in anticipo, si aspetta l'orario di partenza per partire. Ma va bene, mi sfogo, bestemmio tanto. No, ma non ce l'ho con che... te, ce l'ho con le ferrovie dello Stato. No, descrivo la situazione, mi sto sfogando, mi sfogo davvero tanto. Bestemmio, c'è, cioè, un tizio marocchino che non parla italiano, okay, che è un attimo stranito dalla situazione. Allora vado alla macchinetta, dico, vabbè, mi piglio una bottiglietta d'acqua così mi calmo un attimo, mi rinfresco un secondo. Metto le monete, evitando di mettere l'euro sano perché so che me lo fotterà, quindi metto a 10 centesimi un euro, clicco il coso dell'acqua, il robot per prendere l'acqua fa il movimento, ma gli anelli del dispenser non si muovono neanche, cioè non fanno neanche lo sforzo, capisci? E io là a prendere a calci la macchinetta con i vecchi che mi guardavano. Vabbè, aspetto 20 minuti per questo cazzo di treno nuovo. Aspetto 20 minuti. Riesco finalmente. Tutto questo facevi prima ad arrivare stazione. A piedi, eh. Ero incazzato, cioè, ero veramente con le palle girate. Allora sono andato al Despar perché avevo fame, avevo sete, ero triste. E quindi ho detto vado al Despar. Butto soldi, magari mi serve a salvare. Sì, sì. Però io lì ho realizzato una cosa che sono 3 anni che non realizzo. Che non hai soldi. Despar, no, ha i prezzi più folli dell'universo. Non perché sono alti, Giaggiu, ma perché se vai al banco frigo, quello dove c'hanno tutte le robe rifrigerate, quello è un supermercato vicino alla stazione, quindi c'è un sacco di roba pronta, l'acqua in bottiglia, quella in bottiglietta, costa 1 euro. Che vabbè, è un prezzo alto di solito dell'acqua, però ci può stare. Le macchinette, vabbè, normale come prezzo. La Coca-Cola in bottiglia costa 90 centesimi. Fredda. Ma come? E la Pepsi in lattina ne costa 35. Beh, io stavo là a chiedermi, ma perché? Perché vogliono farti stare male, Italo. Sì, ma io me la piglio la Pepsi volentieri pure, ma che senso c'ha? Ho capito che c'è la siccità e vabbè, è come in Germania che conviene prendere la birra anziché prendere l'acqua. A questo punto sì. Vabbè, poi da vedere anche gli altri prezzi per rendermi conto un attimo, no? Le Pringles costano 2,65 in offerta, perché normalmente ne costano 3,25. Sì, alla Lidl costano 2,20 di partenza. Sì, vabbè, un 20, i pezzi del Despar, va bene. Sono uscito dal Despar con 2 Pepsi in mano, tracannandomela una a goccia. Ovviamente, l'altra doccia. Si ringrazia, il mio fegato ringrazia ancora di più. Certo. Vado a buttarlo nel secchio dell'immondizia e vedo che c'è un pacco di taralli sano. No, ti prego. No, non l'ho preso, okay. Tranquillo, non l'ho preso. Ok. Però ero molto tentato, perché era chiuso. Sì, te l'ho preso. Cioè, mi prende il cuore proprio, capito? Da terrore, e poi mi prende il cuore a vedere quel pacco di taralli abbandonato, come un cane in autostrada, sotto il sole. Povero pacco di taralli. Dai, guarda, già il fatto che tu sei riuscito a non prenderlo e mangiartelo per me è un successo a livello umano. Posso dire? Vabbè, adesso più o meno ho i soldi, non c'ho bisogno di ricorrere a questi mezzucci. Vabbè. Sì, i soldi, okay, del mese che mi dureranno un paio di giorni. Alla fine sei riuscito a prendere il treno e arrivare oppure non finiva più? No, questa è la stazione centrale. Ah, la centrale, quando è già arrivato. Ma io ero rimasto, che stavi ancora aspettando l'altro treno.
No, vabbè, no, è purtroppo il disparco vicino al Borgo Manicale, non c'è. Certo, lì la disparco. Ci abbiamo solo i discount. E no, Fendi Foglia, mi spiace, io invece non ho storielle da raccontare, perché qui, sai, Grosseto, anche se è una città appunto dimenticata dal Signore, è una città abbastanza tranquilla e normale. Noi i treni a malapena ce li abbiamo, quindi non li prendo praticamente mai. Posso soltanto dirti che è aumentato di altri 40 centesimi il prezzo del biglietto da Grosseto a Pisa, se ti può interessare. Comunque io prima ho finito qua. L'ultima cosa è che mentre camminavo a una certa ho sentito un vecchio che parlava con un tizio ad un bar. Stava chiudendo il bar, quindi il tizio gli ha detto: guardi, se deve andare, io sto chiudendo. E vabbè, tu tranquillo, chiudi, io rimango qua. Ma non so che cosa è successo. Ma qua dove? Dentro il bar? Fuori dal bar? No, sulla sedia fuori dal bar. Ma non lo so perché. Vabbè, aveva bisogno di un po' di un posto per riposare. Non voleva tornare a casa dalla moglie che lo maltratta. Te l'avevo detto quella del vecchio che mi aveva fermato per strada chiedendomi se fossi di Castenaso? No. Te l'avevo detta questa? No. Successo un paio di settimane fa che stavo camminando qua dietro, stavo andando un attimo alle poste. Sto vecchietto mi ferma e fa: scusami, ma tu sei di Castenaso? Cioè, no. No, guardi, non so neanche dov'è Castenaso, praticamente. Non so neanche se stesse Castenaso. No, perché io ho casa a Castenaso, abbiamo costruito casa nel 1982. E c'è un ragazzo uguale a te. No, non ci stanno proprio niente. Mi ha chiesto così, dove raccontarmi la storia della sua vita in pratica. E si è messo a raccontare che lui con la moglie aveva costruito la casa, adesso la moglie è morta. Mi dispiace purtroppo. Ci dispiace adesso tanto. Lui è a casa a Castenaso, ogni tanto viene qua a Bologna, oppure qua c'è la casa, ha detto. Buona bella per lui che c'ha una casa sia a Bologna che a Castenaso, invece ce l'ho io una casa anche a Bologna, e invece no. Vabbè, grazie Italo per questi racconti importanti, interessanti che ha detto nelle giornate. Sì, con di spaccato di vita quotidiana. Dalla chat mi fanno notare, cosa che io assolutamente non sapevo, che c'è stato un allarme bomba al tribunale di Grosseto, benissimo. Wow, novità nella mia città, evviva! Se lo fa notare una persona con cui non parli mai. grazie mille, persona sconosciuta con cui non parlo mai. E niente, chiedono Italo che giornate hai. Ma come fai infatti a beccare tutte queste persone? Vabbè, in realtà a Bologna lo sai, è abbastanza comune avere giornate del genere. Se vivi in un certo modo. Se vivi in un certo modo. Io non è che avessi tante giornate in quel modo. Ma vabbè, non importa. Dice, dai, passiamo a parlare delle cose che più interessano a quelli che seguono questa trasmissione da più di 2 anni ormai. E che io non capisco come ancora non si siano stancati di sentire 2 ormai, sì. 3 cretini. Allora, è proprio uno scandalo che Calderoli sia ancora in politica, lo vogliamo dire? Ma c'è Kena Kamatsu in politica, che me ne frega di Calderoli. Comunque, no, parliamo di cosa parliamo adesso? Parliamo. Passiamo. Parliamo. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Partiamo, volevo dire, non parliamo, ma partiamo da una notizia che ci tocca nel profondo. In realtà è una notizia di qualche giorno fa, quindi adesso sicuramente arriva come ma già lo sappiamo, già ce l'hanno detto. Noi non ne abbiamo parlato. Italo l'ha trovata, quindi non lo sapete. L'ha trovata ed è rimasto molto sorpreso. Una notizia importante che ci... No, perché non avevamo un cazzo da fare, quindi... Ci tocca nel profondo. È una notizia importante che ci tocca nel profondo, perché sono cose che interessano a noi. E pare che non si possa più cercare il termine Loli su Facebook. Importante. No, vabbè, si può cercare, ma poi ti rimanda allo psicologo. Ti dice, uè, voglio, qua c'è dei problemi. Ah, ma è tipo quando chiedo a Siri qual è il modo più veloce per uccidermi, e mi chiede, infatti, se hai bisogno d'aiuto, chiama questi numeri di supporto. No, sì, è l'intelligenza artificiale che in tutti i modi vuole farti essere una persona normale. Io non voglio essere una persona, ma mi piacciono i cartoni animati giapponesi. Come faccio a essere una persona normale? L'abbiamo visto un paio di giorni fa. Tra poco le intelligenze artificiali prendono il controllo del mondo. Adesso decidono pure come dobbiamo comportarci, se dobbiamo cercare l'olio o meno. Ma io voglio che l'intelligenza artificiale mi trovi le immagini, non che mi dica che ho bisogno di aiuto. Tra poco l'intelligenza artificiale renderà te un'immagine e poi ti cercherà da sola. Tecnicamente lo siamo già.
Cioè, basta fare uno screenshot di sta chiamata oppure cercare su Google. No, Giorgio, qui mi deludi, perché questo è un discorso tipo gli adattamenti, no? Se io faccio una foto di te, quella foto non sei tu, è una riproduzione di te, ma è il mio sguardo che ti cattura, lo sguardo della mia fotocamera che ti cattura, quindi è come io ti sto vedendo. No, è come la tua fotocamera mi sta vedendo. È come io ti sto vedendo, quindi non sei più tu, ma in questo caso è già qualcos'altro. Se io faccio uno screenshot dal computer non è una fotocamera e non sei tu. E qui è come il computer ti vede, anzi come il browser ti vede. Questo potrebbe aprire un dilemma etico e morale che non ho assolutamente voglia di indagare ora. Sì, no, rimaniamo sugli adattamenti dei cartoni animati. Ok. Adattamenti di qualcuno ha detto adattamenti di cartoni animati? Sì, raga, non ci abbiamo niente da dire sulla cosa delle loli, quindi possiamo andare avanti. No, io in realtà sì, cioè, ci siamo te la passavo. Pensavo che c'era andato per il meme, no? Che, visto che oggi è giornata meme. No, è più che altro, cioè, l'avevamo fatto un paio di giorni fa questo discorso, no? Chi ama le loli non è un pedofilo. Cioè, il concetto di loli non è inerente strettamente alla pedofilia, perché è più un concetto di bellezza e di purezza estetica, se vogliamo, che un concetto di attrazione sessuale vera e propria. Ah sì? Sì, è un po' come, non so se avete visto la Burghi Satsu Otome Domoyo, il tizio del teatro di cui si innamora la ragazza con i capelli biondi. Ah, lui è uno... grazie, ciao, grazie, sempre gli assist perfetti, ti chiamavano Alvaro Recoba, e no, appunto è uno che è affascinato dalla bellezza infantile, ma non si permetterebbe di toccare mai neanche con un dito delle bambine, perché effettivamente è questo che è il lolicon in senso stretto. Lo dicevo la volta scorsa, Hideo Azuma era uno con una famiglia, è uno che non ha mai dimostrato, almeno apertamente, di avere un'attrazione sessuale nei confronti delle bambine, eppure è considerato uno degli iniziatori del movimento lolicon. Sì, sì, ma quindi traete voi le vostre conclusioni. Sì, ma poi questo discorso l'avevamo fatto anche per quanto riguarda appunto quella che è la percezione di cosa siano le loli e la percezione poi di che cosa appunto, se uno dice banalmente quel termine, che cosa automaticamente collega, qual è il collegamento immediato che fai. Uno legge, uno sente parlare di loli o vede un personaggio con quelle sembianze, con quelle forme, con quel tipo di character design, e automaticamente pensa a determinati contenuti per determinati target e fasce di pubblico, quando in realtà appunto non è così, è banalmente una scelta di mera estetica, una scelta di design del personaggio. Talvolta appunto viene utilizzato, prendiamo Cucci in questa immagine non a caso, insomma, per parlare per il discorso di come appunto si può utilizzare un personaggio con queste sembianze, queste fattezze. Grazie per i bit, Angelo. Una 25 di 1,20 m è una loli o una nana? Farò finta di non averlo letto questo messaggio, Angelo. Non l'ho sentito, quindi vai tranquillo. Cos'è che stavo dicendo? Cioè, questi tipi di personaggi non vengono inseriti nelle opere solo e soltanto per quel tipo di feticismo, o solo e soltanto per indirizzo a quel tipo di contenuto, ma possono essere sfruttati in tanti modi diversi per presentare altri aspetti di trama, banalmente. Chiaro che ormai loli, come tanti altri termini giapponesi che noi impropriamente prendiamo e utilizziamo in modo sbagliato, perché ci siamo abituati a utilizzarli in quel modo, hanno appunto assunto una connotazione che, se tu li citi in Italia o in generale in Occidente, fa dei rimandi direttamente a determinate appunto tipologie di contenuto. Ma questo è perché, come al solito, noi occidentali prendiamo in prestito le parole straniere, soprattutto nel caso degli otaku con il Giappone, e le rifacciamo nostre secondo quelli che sono dei dettami che arbitrariamente noi scegliamo. Yes. Insomma, cioè andare automaticamente ad associare il fenomeno loli, o comunque la parola stessa loli, alla pedofilia, è sbagliato.
Sì, lascia molto il tempo che trova. Poi che altro che riduci un'intera cultura a qualcosa di facilmente comprensibile, ma anche facilmente criticabile. Sì, sì, ma chiaramente come è stato col coso, come è il discorso del Moe, no? Che si è sempre detto che la gente appunto associa il Moe a, esclusivamente a un tipo di estetica, a un tipo di personaggi, cute girls doing cute things, le ragazzine carine che fanno cose carine in modo carino, e basta, quando in realtà il Moe appunto nasce come tutt'altra cosa. Ne abbiamo parlato anche quando abbiamo ripresentato il mio manifesto e quant'altro, insomma. È sempre il solito discorso del siccome determinati termini da noi assumono una determinata valenza, allora poi ci si regola solo e soltanto su quella, che dice, ha poco senso, appunto. Poi questo non vuol dire che autori che disegnano e prediligono personaggi loli non possano non essere dei pedofili, chiaramente. Questo è tutto un altro discorso. Però appunto fare di tutta l'erba un fascio, lo sapete benissimo, come sempre è solo deleterio. Sì, non nega anche che la pedofilia sia un fenomeno diffuso in Giappone, che ci sia un'affezione nei confronti di queste cose, che ci siano tante notizie poi di mangaka, animatori che vengono sgamati con cataloghi di loli, eccetera. Sì, ma poi appunto, cioè, come sono mangaka e come sono animatori, ma così lo sono anche persone che stanno al di fuori di questo mondo, di questa realtà creativa, perché comunque poi vai a vedere quanti politici, quante star, quante persone normali. Fra l'altro poi si torna anche su un altro discorso, il discostare la fantasia dalla realtà, il discostare quello che è un disegno, quella che è un'immagine, quella che è appunto una fantasia di una persona da quello che poi effettivamente viene fatto in realtà, anche perché se no per ogni persona che scrive o disegna di robe dove ci sono squartamenti e omicidi, robe brutali, sarebbero tutti da internare di base. Facciamo lo Psycho Pass e tutti i disegnatori tipo Tatsuki Fujimoto li buttiamo in galera diretto, cioè. Sono differenze culturali anche nello stile di vita che non possiamo non considerare quando poi andiamo ad analizzare queste parole e questi fenomeni alle spalle delle parole. Sì, poi ricordiamoci, cioè questo tra l'altro non vuol nemmeno dire che non sia una cosa che possa non piacere, cioè nel senso non soltanto il discorso loli, ma proprio in generale se pensiamo a tutte le differenze culturali che emergono dall'arte che si vede nei fumetti, manga, light novel e bla bla bla. C'è stato grandi scandali, non so se ti ricordi il caso lì dell'Australia, aveva bandito Eromanga, certo, Sensei e compagnia. È chiaro che per delle culture che sono diverse rispetto a quella giapponese, e non soltanto quella giapponese, ma quella giapponese otaku, che è una subcultura di quella giapponese, è normale che poi in altri posti che hanno vissuto esperienze diverse, influenzati da culture differenti, non necessariamente vengano accolte a braccia aperte come invece succede in Giappone. Ma come può essere, certo, l'abbiamo detto per quanto riguarda anime, manga, roba otaku, eccetera. Ma banalmente, se pensate in Giappone che fanno il festival del pene, dove vanno a giro con i carri con i cazzi giganti, con i cappellini con in testa il pene. Pensate a una roba del genere a farla in Italia. Immaginate a farla in Città del Vaticano, una cosa del genere. Cioè, capite che anche proprio il contesto sociale e culturale in cui si trova un paese poi influenza anche queste determinate cose. E questo, anche il discorso qui appunto delle loli e compagnia, rientra lì. Poi un altro discorso è se si parla proprio non di loli inteso come il tipo di personaggio, ma della pedopornografia disegnata. Quello è tutto un altro discorso, perché comunque, cioè, se si va a prendere proprio, se il filtro volesse essere pensato per evitare la diffusione di immagini di pedopornografia disegnata, è tutta un'altra questione. Però, cioè, non è che loli automaticamente vuol dire pedopornografia. Ah, ma infatti questa non è una difesa ad personam fatta da due loli con incalliti che vogliono difendersi, no, dall'accusa di essere dei pedofili. Né io né Giaggiù possiamo insignirci di questa etichetta, non quella di pedofili perché lo siamo, ma di lolicon. Aspetta, sto scherzando, è una battuta molto simpatica che faceva ridere. Io mi discosto fortemente da quello che dice il mio collega. Sì, per continuare il discorso, è appunto un tentativo di portare avanti un concetto culturale che è molto lontano da noi e che però va compreso, che altrimenti si perdono tante di quelle sfumature che effettivamente poi vengono travisate.
Ok, ho letto un chat, è successo qualcosa? Boh, non credo. Non mi sembra. Mi sembra tutto a posto. Vabbè, Maxi Lillo, in caso ti odio. Perché mi dai preoccupazioni inutili. A me sembra stia funzionando tutto. Vabbè, sì, no, va tutto bene. Direi che possiamo passare al prossimo post. Sì, e Magico, le super kick non sono proprio delle loli, sono delle bambine. Basta. Non addentriamoci in discorsi, in questi tipi di discorsi. Allora, invece, visto che a noi ci piacciono i cartoni animati e ci piace sempre sapere quali cartoni animati ci aspettano nelle prossime stagioni, perché... Falla per te! Siccome a me piacciono i cartoni animati e mi piace sapere... Non aspetta, nemmeno questa in realtà, per me, cazzo di cosa esce. A me basta scoprirlo stagione per stagione e poter guardare qualcosa. Comunque, vabbè, dicono... Fonti molto attendibili ci dicono che l'autunno anime del 2022 potrebbe essere la migliore stagione anime in arrivo. Eh certo, soprattutto quando non sappiamo ancora quali sono tutti i titoli della stagione autunnale, no? C'è Uomo Motosega. Non c'è solo l'Uomo Motosega, ci sono anche altri manga di successo che vengono adattati in questa stagione. Ma c'è Uomo Motosega? Sicuramente no. Ti piace questa battuta, insomma. Ma lo sai che, tra l'altro, notizia super tipo giga importante, proprio wow. Pare che sarà un cur. Lo so, lo so. No, niente, devo darti la notizia. Oggi è il giorno in cui diamo anche noi le notizie. Oggi su Instagram, per esempio, abbiamo dato un bel po' di notizie. Quindi ci tenevo a darti una notizia che mi ero dimenticato di mettere nel post di oggi. Woof woof. Woof woof. Bark. Sì, woof woof. Va bene. Allora, Full Anime Ita ci dice: autunno 2022, la miglior stagione anime in arrivo? Scopriamo perché. E chi lo sa? Sì, scopriamo perché. Leggo io? Sì, vai. Sì. La stagione autunnale 2022 si appresta ad essere una delle stagioni più degne di nota degli ultimi anni. Infatti, sarà un palinsesto ricco di titoloni. Da My Hero Academia 6 a Bleach, passando per le New Entity, Blue Lock e Chainsaw Man. Ah, che bello sapere che gli anime, i titoloni, i palinsesti degni di nota sono sempre e soltanto gli adattamenti di manga super popolari. Mamma mia, mi sento stupido io a pensare che forse poteva essere più interessante una stagione di soli originali. Scusa, ma a me sembra scontato, gli originali chi li conosce? Cioè, come faccio a sapere se sono belli o meno? I manga già lo so che sono belli, quindi... Poi magari faranno schifo, ma se fanno schifo mi lamento. Qual è il problema? Quando leggo queste robe, a me rimane sempre soltanto la solita domanda. Ma se sei così in hype per l'adattamento di un cazzo di manga, leggiti il cazzo di manga e non rompere i coglioni! Basta, anime! Adattamento di manga, basta! Ma che critica è, scusami? Basta, no, non li voglio più gli anime adattamenti di manga. Quindi non vuoi più gli anime. Beh, come dire. No, dai, rimangono gli adattamenti light novel, gli adattamenti di visual novel, gli adattamenti di MOBA, che i romanzi. Ma quelli non li guardo nessuno. Io la light novel non le leggo. Quindi che lo guardo a fare l'anime adatto alla light novel, scusa. Ma quindi mi stai dicendo che se io non leggo light novel e guardo un anime adattamento di light novel, automaticamente è un originale? Sì, possiamo, potremmo considerarlo così. Possiamo cambiare la nostra concezione di anime originale girandola in questo modo? No, di base sì, anche perché poi, non avendo letto la light novel, io il confronto della light novel non posso farlo. Tanto ci pensa dopo quindi... farlo. Allora... vabbè, ma io non lo so, io mi fido solo di me stesso. Vabbè, dai, vediamo cos'altro dice sto post. Niente. Ah, la lì. C'è il Sovend Blue Lock. Chainsaw Man arriva in autunno. Oh, in autunno. Io metto arriva a ottobre. Arriva a due punti. Punto di domanda. Ma io dico, ma cazzo, almeno mettete quelle che sono le vostre aspettative in merito. Perché volete vederlo animato? Perché non vi basta cartaggio? Lo staff ora mi sembra un po' esagerato. Scusa, che bisogno c'è? I manga sono belli. Che devo dire di più? Poi ti immagini adesso, inizia sta stagione, hai rotto il cazzo con sto vroom in chat, rega, vi banno. Bannate Angelo.
che è moderatore, fra l'altro. Mannato. Cioè, tu ti immagini quando quanto sarebbe divertente se la stagione anime migliore del di sempre, perché ci sono tutti gli adattamenti di manga strabelli. Blue Lock esce una merda, Chainsaw Man esce una merda, My Hero Academia tanto sappiamo già che uscirà una merda. E allora, poi tutti l'ha detto ieri Fede, qui ieri l'altro Fede, quindi ok, va bene, se lo dice Fede l'ha detto Fede, e tutti gli altri tutti escono a merda, no, la peggiore stagione anime di sempre perché non sono belli come il manga. Voglio vedere che gli anime la rovina degli anime. Non era il modo più come erano prima, percepiamo lo scelta degli anime. Lo sai ormai. Che palle. E allora, se gli anime saranno belli, è merito del materiale originale che era bello. Se gli anime faranno schifo, è la rovina degli anime. Sì, non c'è via d'uscita, ma io penso che ormai questo sia palese. Lo so. La palissiano. Sì, lo so che è palese, ma dobbiamo fare un po' di show quando leggiamo queste notizie che non ci danno assolutamente niente da poter commentare oltre alle solite cose, perché sempre le solite cose si parla. Ma in realtà io non credo sia show, io penso che tu sia davvero molto frustrato con la vita e non riesca più a capire dove sta finendo. Ma in realtà no, però se questa cosa ti fa sentire meglio in pace con te stesso, diciamo che è così. Oh, c'è la seconda parte di Spy Family! Che si chiamerà Second Season. Dai, quello era simpatico. Se lo sapete, ragazzi. Quello era simpatico, dai. Mettilo. Il bello dello script. La cosa bella della parola leak è che tu puoi mettere leak, ma tutto maiuscolo, due punti, e puoi scrivere quello che vuoi. Tanto è un leak. Puoi mettere il cazzo che ti pare. Poi fa leak, Italo Scagnello scelto come assistente alla regia nel terzo episodio del secondo cur di Spy Family. Poi se non è vero, vabbè, ragazzi. Già, giù! Ah, non ma è top secret! Porca, ma sei scemo! Scusa, almeno non hai detto la cosa importante, almeno quello. No, scusa. Vabbè, tanto ormai l'ho già fatto, è già completo l'episodio. No, non lo devi dire! Vabbè, ormai hai fatto la frittata, le facciamo pure un altro con le patate, che è pure più buona. Oh, io cipolle, se possibile. Vabbè, io con le cipolle. Vabbè, poi cos'altro abbiamo? Wow, Jojo! Wow, il mio anime preferito! Wow, nessuno si è lamentato di quanto fa schifo Jojo come anime. No, wow. Soprattutto non è che la parte 2 era già finita durante la proiezione della prima, ma ci sono stati dei piccoli problemi che hanno, diciamo, ritardato l'uscita. Quindi questo hype mi sembra molto giustificato, ecco. Io ritengo di 2. Vediamo se c'è. Vediamo se ce n'è almeno uno che non sia attento al manga. No, ma poi vediamo se ce ne siano almeno. Se ce ne sia almeno un altro che non è la seconda o terza o quarta stagione di qualcos'altro. Perché a parte c'è insomma The Blue Lock, ma sono solo sequel. Bleach, però, torna Bleach. Paolo, sì, sei contento? Golden Kamuy, molto interessante. Comunque, una bella serie. Golden Kamuy, interessante. Bleach. Tutto molto bella. C'è Bleach. Golden Kamuy comunque. Ah, anche il film l'ho messo negli stagionali. Cioè, il film di Slam Dunk fa gli stagionali. Cioè, non l'hai visto il trailer? Certo, sì, no, non l'ho visto. No, cioè, scusa, non l'ho è molto invitato il trailer. Scusa se non considero la programmazione cinematografica all'interno di quella stagionale della televisione. Chiaro bene. No, questi sono gli anime che usciranno nella stagione. Non ha nessuno detto televisione. Ma poi scusami, ma quando l'avevano già detto davvero che usciva in autunno il film? Sì, esce a dicembre in realtà. Quindi, vabbè. L'inverno, però vabbè. Siamo oh, la sensazione di Mario Accademia, evviva! Yuhu! Evviva! Sul trailer di Slam Dunk, Giorgio, ho sentito delle opinioni molto strane. Dai, perché ho letto un ragazzo che scriveva che è un trailer molto sperimentale. In che senso sperimentale? Non lo so, ce l'ho chiesto, non mi ha risposto. Aspetta, la risposta. Sì, no, perché vedi. Fine. No, proprio non ci ho neanche provato. Sperimentale. Non ci ho nemmeno provato. Boh, io. Vabbè. Ah, ma ho capito perché è sperimentale, Italo. C'è la computer grafica. Negli anime non si è mai vista. Sì, più che altro c'è la computer grafica di Golgo 13, 86. Vabbè, andiamo avanti. Tu, Italo,
Hai presente il personaggio carismatico ma un po' oscuro, Eren Yeager, l'attacco dei giganti? No. Vabbè, allora praticamente si spiego, è il protagonista dell'attacco dei giganti. L'attacco dei giganti è un anime con protagonista Eren Yeager, che è un personaggio un po' oscuro. È chiaro così, sì. Sì, è tipo Kaneki. Sì, ma soffre un po' di più, quindi è un personaggio più profondo. Addirittura! Vabbè, niente, mi hai rovinato la battuta. Comunque ti avrei voluto chiedere se un protagonista può essere cattivo, automaticamente diventa antagonista, per introdurre l'altro post che ci spiega come antagonista non vuol dire villain. Tanto questo credo sia un post di Giojita, perché ho visto la pagina di Giojita. Ti chiamo Giojita? No, quindi vediamo un po' che cosa ha imparato dalle nostre live, mettiamola così. Spoiler, nulla, a prescindere, non ho letto, però a prescindere nulla. Ma Italo, tu devi capire una cosa, delle nostre live non ha mai imparato un cazzo di niente nessuno. Perché se no la gente non continuerebbe a scrivere le minchiate nei post su Instagram, su Telegram, TikTok e compagnia. No, ma quello lo fanno per farci incazzare, non è che lo fanno perché non capiscono. Sì, perché ormai lo sport nazionale poi dell'Italia è far incazzare il Meti Time. Ah, dici, siamo diventati così rilevanti. No, però è divertente. Che ti piace pensarla in questo modo, vabbè, dai, vediamo un po' che cosa ci dice questo post. Sì, i post sul canale non vuol dire mille. I post sul canale sono fatti apposta, perché sennò fra l'albanese non farebbe i post su Ideon e Caro Fratello. Quindi... Babbo. Allora, qualche giorno fa, e da qui potete capire che posto abbastanza vecchio, si sono svolti i Crunchyroll Anime Awards, dei premi assegnati a diversi elementi degli anime usciti quell'anno come miglior protagonista, miglior opening ed ending, miglior doppiatore ed altri. Vorrei soffermarmi su una delle categorie di questa edizione per parlare di un termine che viene spesso utilizzato erroneamente da molte persone. Nella sezione miglior antagonista, oltre a personaggi come Tomura Shigaraki da MA, MHA o Yano da Otaxi, è stato inserito anche Eren Yeager, famoso protagonista di Attack on Titan. Ed è proprio questo il problema. Il problema è che è stato inserito in entrambe le categorie, in realtà. Cioè sia protagonista che antagonista. Ma vabbè. L'antagonista non è il malvagio, non è colui che ha ucciso delle persone o il capo di un'associazione criminale, ma semplicemente il personaggio che si oppone al protagonista. Può essere anche la persona più buona della Terra. Eren è il protagonista dell'opera e non può opporsi a se stesso. Io le mie considerazioni le lascio per la fine, perché tanto c'è un'altra slide e basta. Ok, allora leggiamola subito. Ad esempio, se il protagonista di JoJo Phantom Blood fosse stato Dio Brando, automaticamente l'antagonista sarebbe stato Jonathan Joestar. E non perché è brutto e cattivo, ma perché semplicemente si oppone al protagonista. Come diceva un saggio, siamo tutti cattivi nella storia di qualcun altro. Non mi ricordo chi era. Sì, però... George Martin. Okay, grazie. Sì, detto. Comunque... A parte questo, non strozzare, per favore, ho bisogno in linea di massima come ragionamento non è sbagliato, però bisogna andare a capire che l'antagonista per forza di cose deve essere percepito come un cattivo, anche quando fondamentalmente non lo è, perché l'opposizione al protagonista ti parla proprio di un conflitto anche morale, etico, ideale, ti parla di cose che mettono a confronto due personalità e due modi di vedere la vita ben differenti. Quindi con l'antagonista tu devi dare una caratterizzazione che faccia pensare poi allo spettatore che è un antagonista, che è qualcuno che si oppone effettivamente. Se tu mi metti un Dio Brando cattivo come protagonista e un antagonista come Jonathan Joestar, che invece è positivo, è un bravo ragazzo, tutto quello che ti pare, crei un senso di spaesamento nello spettatore, perché non riesce più a capire dov'è il limite morale della storia. Poi
poi non è che non si possa fare, per carità, però tradizionalmente nella narrativa l'antagonista è percepito come cattivo, anche quando non lo è. E nel caso di Eren, io non direi che si oppone a se stesso, ma che si oppone ai nuovi protagonisti in un certo senso. Perché poi noi con Mikasa, con Armin, abbiamo un gruppo di coprotagonisti che sul finale della serie prende il ruolo di opposizione ad Eren. E il ruolo di Eren nella storia cambia a livello proprio tecnico, tra virgolette, per farci percepire anche una maturazione del personaggio, un cambiamento appunto etico e morale, che tuttavia poi vediamo non è così fattuale, perché appunto la storia gioca molto su questo ribaltamento di ruoli e nel finale lo chiarisce secondo me perfettamente. Sì, più che altro c'è, cioè, il discorso è che devi far per magari percepire l'antagonista come il cattivo nella storia del protagonista o per quelli che sono i valori e gli intenti del protagonista. Cioè, per quanto comunque appunto prendiamo l'esempio di Dio Brando e Jonathan Joestar, per quanto appunto Dio sia cattivo, perché è cattivo per definizione, se tu mi presenti le motivazioni, è difficile farlo proprio con Jojo perché Dio è solo cattivo, non è che è spinto da motivazioni e altro, però prendiamolo proprio estremizzato, se tu riesci a spiegarmi le motivazioni che rendono Dio cattivo e qual è effettivamente il suo obiettivo, e Jonathan Joestar me lo presenti appunto come, per quanto buono e quant'altro, come un impedimento per il protagonista per ottenere quello che vuole, è effettivamente l'antagonista. Il problema è che in questo caso, cioè, è difficile far portare il lettore a parteggiare dalla parte del male. Ci ha provato, cioè, hai provato, per esempio, ho visto che prima ho visto in chat scrivono nel caso di Death Note, no? L'aveva scritto Micrus 97, parlava ad esempio di Death Note. Il motivo per cui tu parteggi in parte per Light, in parte per L, poi Near e Mello, in base appunto al momento della storia, è perché comunque, per quanto i metodi siano sbagliati, immorali e quant'altro, l'intento che spinge Light a fare quello che fa è comunque un intento positivo, è comunque un intento considerabile buono. Poi ovviamente andando avanti con la storia, quando poi lui cambia il suo modo di fare le cose, cambia la sua mentalità, sembra anche dimenticarsi quello che effettivamente era ciò che lo spingeva all'inizio e passare soltanto al suo tornaconto personale, diventa più difficile per lo spettatore parteggiare per lui. Però inizialmente, per come ti viene presentato, non è un personaggio positivo, non è un personaggio negativo, è un personaggio neutro, perché comunque tu hai appunto, sai che le motivazioni che lo spingono sono buone, sai che agisce per quello che lui reputa sia il bene, ma lo fa in modo che per noi è amorale. Mm-hmm. Ma anche nel caso di L, no? Vediamone un po' la caratterizzazione, perché non è il classico detective duro e puro che cerca di sgamare il criminale per portarlo alla giustizia e risolvere la situazione. È un disagiato totale che non sa come rapportarsi alle persone, c'ha una marea di tic nervosi, di particolarità sue che lo rendono un personaggio unico, proprio anche nell'ecosistema di Death Note, per quanto poi purtroppo per risolvere la storia abbiano dovuto dividere le sue personalità in due personaggi ben distinti, ovvero Near e Mello. E quindi tu hai subito la percezione di qualcuno per cui parteggiare fino ad un certo punto, perché sì, è dalla parte del giusto teoricamente, però è uno con cui è difficile immedesimarsi, perché poi è un personaggio fuori dagli schemi, con anche una motivazione che non è quella buona per eccellenza, perché lui non vuole sgamare Light per portarlo alla giustizia e per risolvere la situazione, come si diceva poc'anzi. Vuole farlo per sconfiggerlo, vuole farlo per dimostrare che è più forte di lui. Quindi è una motivazione egoistica che te lo pone perfettamente come antagonista della storia. Certo. Per quanto sia dalla parte del bene, perché sì, comunque appunto lui agisce per fermare un criminale. È proprio lì che sta la parte interessante, no, della prima metà di Death Note, con appunto lo scontro tra Light e L. Poi nel caso... No, vai, 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 prima tu.
No, poi nel caso di Attack on Titan nello specifico, per me c'è da fare anche un discorso un po' più differente, perché si parla anche di storie che non vogliono avere dei cattivi, che non vogliono stabilire dei ruoli tradizionali e dirti guarda, tu devi odiare questo e parteggiare per questo, perché sono proprio storie che cercano di farti capire che bene e male sono due concetti molto vaghi che non esistono realmente e che vengono soltanto interpretati a seconda della situazione che viviamo. Sì, sì, anche perché se tu volessi far vedere soltanto il bene che prevale sul male o viceversa, comunque non mi faresti, non creesti dei personaggi veramente umani con i quali mi racconti le loro storie, mi fai vivere le loro vite e quindi io posso capire le motivazioni che li spingono. Che il problema è che a prescindere, con il male, con le persone che si comportano per il male, che agiscono per il male, se tu le conosci, se tu sai qual è la loro storia, puoi anche riuscire a empatizzare con loro e capire per quale motivo si comportano in modo. Questo ovviamente non va a giustificare quello che uno fa, però capire le motivazioni degli altri ti fa affievolire quella che è la linea di demarcazione nettissima fra il nero e il bianco, del bene e del male. Certo, vedi Reiner per esempio, commette degli atti atroci, tradisce delle persone che hanno posto in lui una fiducia assoluta, eppure noi non lo possiamo mai vedere come uno stronzo, come un vero cattivo, perché poi quando torna a casa dopo aver fatto quelle cose e viene esaltato come un eroe di guerra, dentro il suo interno sta morendo, sta conducendo una battaglia che è costretto a perdere, perché capisce qual è la gravità delle sue azioni, capisce di aver fatto del male non a quei mostri che gli avevano sempre raccontato nelle storie delle guerre passate, ma a delle persone. Delle persone come lui, che hanno delle aspirazioni, delle ambizioni, e che lui ha distrutto fondamentalmente. Quindi noi vediamo entrambi i lati della facciata, l'azione malvagia, ma anche il risentimento che sta dietro questa azione, il rimorso fortissimo che divora Reiner fino alla fine della storia, e anche oltre possibilmente. Ok, speriamo appunto sia chiaro il discorso. Chiaramente, vabbè, alla base, tornando proprio all'inizio di quello che era il problema del post, non del post in sé, ma della premessa del post, come fai a mettere il protagonista e lo stesso personaggio nella categoria sia protagonista che antagonista? È perché Attack on Titan è geniale! È perché c'ha i personaggi cangianti nel corso della storia, wow, camaleontici! Ha fatto delle cose che nessuno aveva mai fatto, è una roba incredibile. Non è che Stealth Symphony, manga dell'autore di Durarara, finiva esattamente come finisce Attack on Titan, però un paio di anni prima. Sai perché, Giaggio? Perché gli hanno cassato il manga e lui ha detto vabbè, mi avete chiuso il manga, io ammazzo il protagonista decapitando. Bene, bene, sai, ben lo fa uccidere al suo maestro, una spadata letta, non c'è neanche la battaglia finale. Letteralmente lui si trasforma in un mostro, il mostro che porterà l'apocalisse nel mondo. E invece no, invece non la porta. Va bene, ma tanto io te lo sappiamo che ogni morte porta a una nascita. Questo caso parliamo della nascita del manga, no? Non voglio... Ah, certo, la nascita del manga. Scusa, non me ne veniva. Ne parliamo noi perché questo post purtroppo non lo fa, ve lo dico già non adesso. Non me ne venivano in mente altri collegamenti per poter andare avanti. Vino ti ringrazia per lo spoiler del manga che aveva appena comprato. Prego, prego. È sempre un piacere, ragazzi. Spoiler sia su Symphony che su Attack on Titan. Bravo, vabbè, Stealth Symphony è un manga di merda, cioè è bello solo il finale di Stealth Symphony, poi tutto il resto fa cagare e non a caso l'hanno cassato. Allora, questo fa altro in collaborazione con gli Anime Trinity e i nostri amici di Animale dell'Animazione, quindi sappiamo anche chi andare a cercare con i bastoni e i forconi. Sì, mi hanno deluso stavolta profondamente. Aspetta un attimo, parla. Che? Ok, niente, mi sono allentato le cuffie e non si sentiva un cazzo. Ok, adesso dovrebbe essere tutto a posto e si sentire tutti bene senza problemi. Okay. Va bene. Nascita. Dici tu. Nascita e influenze. Nascita. Bravo, hai detto bene. Madonna santa. Larga un pochettino. Vai. Allora, anno 1947. Osamu Tezuka pubblica Shin Takarajima, la nuova isola del tesoro.
Questo evento segna il momento in cui viene gettata la base del manga moderno, inteso come opera che riprende le pubblicazioni precedenti a questo anno che vengono trasformate per poter incontrare il favore del pubblico nel secondo fine dopoguerra. E già qua, che cazzo vuol dire? Cioè, che senso ha questo ragionamento? Cioè, non capisco il filologico. Aspetta, sto rileggendo per cercare di interpretare. Cioè, anche perché Shinta Karajima non ha fatto questo. Shinta Karajima è considerato il primo manga moderno perché è il primo story manga, ovvero il primo manga che racconta una storia a tutti gli effetti e non si concentra magari soltanto su scene di vita quotidiana oppure su battute e su strisce, no? Lì c'era anche un'idea proprio cinematografica del come raccontare la storia con Tezuka, che andava a riprendere proprio il modo di fare storyboard del cinema e cercava di adattarlo poi col linguaggio artistico. Che c'entrano le pubblicazioni precedenti? Certo, che vuol dire riprendere pubblicazioni precedenti Che vengono trasformate per incontrare il favore del pubblico? Cioè, io penso che intenda che le pubblicazioni che facevano prima, dopo Shinta Karajima, sono state rivoluzionate, sono state cambiate, sono diventate anche in sede story manga. Ma pure questo è sbagliato, perché cioè, non è vero. C'è stata la nascita di una vera e propria industria, sono iniziate a cicciare fuori le prime riviste di manga su cui appunto pubblicava Tezuka. Lo so, tanto io di manga non so niente, quindi cioè, poteva anche essere giusto per quanto no, mi riguarda. Ma anche perché, cioè, se tu mi parti così, mi stai dimenticando tutto il contesto precedente, che è importantissimo, perché io devo conoscere, per esempio, i libri rossi di Osaka, devo conoscere la diffusione del fumetto post-seconda guerra mondiale, altrimenti che ne so com'erano le pubblicazioni precedenti che poi vengono trasformate, cioè in che senso vengono trasformate? Forse ma non, vabbè, non c'era abbastanza spazio nella cosa per scriverlo. Non lo scrivere, fallo in maniera differente. Poi sono 10 slide, io dubito che non ci fu. Era una battuta legata al font microscopico che occupa neanche un quarto Slide. Ok, scusi. No, poi per dire, no? Faccio un esempio, perché sennò sembra che sto dicendo sempre cose a caso. Zai-san è del 46, sono racconto là adesso, è del 46. Ed è rimasto uguale a come era all'epoca. Non è cambiato, è cambiato magari a livello di contenuto perché si era trasferita l'autrice. E quindi invece di essere ambientato in una città, era ambientato a Tokyo. Sempre rimasto uno Yonkoma, tra virgolette. Bene, gli Yonkoma, gli manga che hanno già lo storyboard pronto. Per comprendere la storia dei manga, però, bisogna partire dal periodo compreso tra il VI e il VII secolo. No. Perché quelli non sono manga, ma va bene. A quei tempi in Giappone giunsero contemporaneamente dalla Cina due elementi collegati tra loro: il buddismo e dei rotoli di carta, gli emakimono, sui quali erano presenti storie illustrate in orizzontale. Quindi erano dei webtoon, però in orizzontale anziché in verticale. Perché? Giaggio, capito che sei ignorante di fumetto, però la striscia è una cosa che esiste da sempre. Cioè, Calvin e Hobbes, Linus, i Peanuts. Cioè, addirittura delle riviste di fumetti, Giorgio, ancora oggi che pubblico queste famigerate strisce. Quelle non sono le robe dei giornaletti che stanno sul giornale. Stavano sul giornale, quasi stanno sul giornale, magari in America. Oppure boh, sul giornale ci sta Altan, queste cose qua, le vignette satiriche. Quindi mi stai dicendo che Peanuts e compagnia erano webtoon? No, erano. Aspetta. Newspaper Toons. Newspaper Toons. Vabbè. L'Emakimono per eccellenza fu il Choju Jimbutsu Giga, XII-XII secolo, attribuito al monaco Sōjō Toba. In parole povere, su questo rotolo veniva rappresentata una parodia della società giapponese e questo tipo di linguaggio attraverso i secoli riscosse così tanto successo che ancora oggi viene reinterpretato. Ci hanno fatto anche delle serie animate e così via. Questo sì. Aspetta, il tipo di linguaggio si riferisce a quello del Fatless che è fatto a fumetto.
non è fatto a fumetto, è una narrazione orizzontale, mettiamola così. Nel 2015 l'autrice Fumio Kono, in quest'angolo di mondo, modernizzò le figure presenti in questo rotolo per spiegare i Mampu, simboli manga, e nel 2016 Studio Ghibli animò quest'arte in un piccolo corto per pubblicizzare una compagnia energetica. Ci sono anche cose più vecchie. Spostiamoci ora più in avanti, magari quando effettivamente sono nati i manga, e più precisamente nel periodo Edo, dove si ebbe un'estrema politica di isolamento dovuta alle scelte del primo shogun, Ieyasu Tokugawa. Shogun. Io non lo so mai dire, shogun. La società del tempo era formata da una piramide sociale secondo il sistema Shinokosho. Samurai, contadini, artigiani. Cosa sei, un video di Knuckles, commercianti autoarticolati. Quest'ultimi cominciavano a prendere sempre più potere, grazie a loro si creò una cultura popolare lontana da quella guerriera. Ok. Io mi sto zitto per dire tutto alla fine, Si sviluppano così moltissimi linguaggi artistici, tra cui il teatro kabuki, le pubblicazioni eon e le stampe ukiyo-e. Il panorama fumettistico verrà poi influenzato da questi linguaggi in maniera diversa. Il teatro kabuki attraverso la comunicazione non verbale, le pubblicazioni eon come modello di mercato e le stampe ukiyo-e per l'impianto grafico che tuttora persiste. Terminiamo il post introducendo il teatro kabuki, perché questo non era un post sulla nascita dei manga. Esso nacque nel 1603 da alcune danze eseguite da ragazze guidate dall'attrice Izumo no Okuni. Ben presto divenne un'arte prettamente maschile, caratterizzata dal non avere monologhi, domande esistenziali o filosofiche, ma che rifletteva la bellezza della vita borghese. Il tutto era molto enfatizzato, come i codici universali presenti nel manga. Proprio da qui arrivano le espressioni facciali che possiamo ancora vedere oggi negli anime: gli occhioni giganti per la tristezza, occhi stellati per la sorpresa e guance rosse per l'imbarazzo. Bambi. Anche le trame inverosimili arrivano da questo tipo di teatro. Ricordiamo poi una figura particolare, Toshusai Sharaku, la cui carriera dura circa 10 mesi e di cui si pensa che il suo nome indichi un gruppo di artisti ukiyo-e che collaboravano in un progetto sul teatro kabuki. Beh, mica 10 mesi di carriera, non male, si è impegnato. Sì, addirittura 10 mesi di vita ha fatto. L'artista non diventò mai famoso in vita in Giappone come Osamu Hiroshige, ma lo divenne postumo in Occidente grazie al suo realismo, che lo portò e lo porta tuttora ad essere considerato come uno dei primi artisti giapponesi moderni. E qui finisce il post. Tutto bello, tutto molto interessante, ma questa è la storia dell'arte popolare giapponese. Che cazzo c'entra col manga? Una delle ultime affermazioni soprattutto mi ha dato anche abbastanza fastidio, perché è proprio una disinformazione totale, perché gli occhi grandi dei personaggi dei manga, le deformazioni, le espressioni facciali non derivano dal teatro kabuki, derivano dall'animazione della Disney, ed è una cosa proprio documentata milioni e milioni di volte, con Tezuka che, estasiato dagli occhioni di Bambi, li copiò e li mise su Astro Boy, li mise ad Atom. Il teatro kabuki è chiaramente di influenza per l'arte popolare giapponese, per l'arte giapponese in generale, ma in questo caso non c'entra col manga. E fare tutto questo racconto è effettivamente, in che maniera si lega? Ha senso in realtà se vuoi farlo come un discorso legato alle tematiche o al modo di affrontare determinati aspetti interno alla narrazione del manga, ma poi anche anime. Per esempio, oltre al teatro kabuki ci puoi mettere il teatro manzai, penso al di là del Teppen che sta uscendo in questa stagione, ma in generale sappiamo benissimo che il duo manzai, la commedia, lo zoccomi e il bokeh,
nel manga e nell'anime è una delle forme comiche più abusate in generale, perché appunto è una tipologia di comicità, e quindi poi vabbè di cultura, no, della narrativa, della narrazione visuale, recitata, parlata e poi dopo appunto disegnata e animata, tipica appunto del Giappone, perché si è sviluppato lì. E poi appunto ha influenzato anche tutte le altre, ma come l'ha fatto nel manga, nell'anime, così l'ha fatto nello showbiz, perché comunque ce l'hai in televisione, ce l'hai nel cinema e quant'altro. Kabuki o Kabuki la stessa cosa. Cioè chiaramente queste influenze a livello culturale, per poi quelli che sono i contenuti nei manga, negli anime, nel light novel e quant'altro, è chiarissima. Però appunto, se come dice Italo, parli della storia del manga, no. Sì, capisci, cioè fai più confusione che informazione in questo caso, perché tu mi stai dando il contesto per capire determinate cose, ma queste cose non me le dette fondamentalmente, perché poi si parla di nascita del manga, ma la nascita del manga non sta da nessuna parte qui, ci sta anzi una malcomprensione di quello che ha fatto il primo story manga della storia, scusate la ripetizione, che appunto Shin Takarajima è quello che ha fatto, non è che ha cambiato i manga che c'erano precedentemente, ha proprio dato un nuovo modo di fare manga che prima non si conosceva, e in un certo senso anche un nuovo modo di fare fumetto, perché pure in America, nelle altre parti del mondo, il fumetto è ancora in uno stato in un certo senso embrionale, per quanto ci fossero state tante espressioni di altissimo livello come quelle di Winsor McCay, per dirne uno. Allora, in chat è passato Dan, che è uno dei ragazzi dell'anima d'animazione che hanno fatto il post, sì. Diceva, ci tengo a precisare che questa è la prima di molte parti, okay. Perché ci siamo resi conto che effettivamente non bastava solo quella parte, ma visto altri post che avevamo da fare in quel periodo, abbiamo deciso comunque di postare. Poi un modo lo troverò per collegare il tutto. Ok. No, ma come stavamo dicendo, cioè, finché se si parla delle influenze culturali, per quanto riguarda poi la contenutistica, ok, tolta là il discorso lì delle facce, dei kabuki e per l'influenza degli occhioni grandi. A livello culturale, a livello contenutistico, sì. A livello storiografico, no. Specosalo. Il post, il contenuto del post, quello che sta scritto nel post. Ah, sì, sì, sì. Per ricostruire effettivamente la storia del manga, purtroppo ti dà delle informazioni, tra virgolette, inutili, che ti servono quando tu già hai un'idea ben precisa di come si è formato il manga di oggi, diciamo il fumetto giapponese che leggiamo tuttora. Se ti mancano quelle cose lì, è come se tu stessi assorbendo delle informazioni che non puoi realmente contestualizzare, che non riesci a creare un collegamento con determinate cose. E c'era Kudos che diceva magari però effettivamente dal Kabuki hanno preso le espressioni, quelle un po' più stranite, stupite, eccetera. Però anche lì, ragazzi, guardatevi i corti di Chuck Jones e Tex Avery, e lì rivedete un uso dell'animazione che è proprio palese nel riferimento al manga. Ok, allora, io nel mentre, Flavio, tranquillo, l'avevo già salvato il messaggio che stai mandando dei nostri cari amici di Anime Pop. Adesso iniziamo a blastare anche te, coso, Nike e compagnia, perché ovviamente all'inizio live avevo detto se ci mandavano roba e io non ho fatto apposta a scorrere la chat qui sulla dashboard apposta per salvare i vari link che ci stavano mandando. Deduco che appunto questo post che Flavio ci sta rimandando a manetta sia scritto da lui, visto che sta dentro Anime Pop. Vediamo che cosa ci ha mandato e su cosa vuole. Ah, ma ci ha mandato proprio la pagina, no? Il post. Tutta la pagina tutta la pagina dobbiamo blastare. Avevo uno spam selvaggio così. Tutta la pagina dobbiamo blastare? Non ho capito. O c'era un post in particolare? Ah, la page. Blastiamo in generale la page. Possiamo blastare il post scritto da Paolo e Fra l'Albanese con Nike? Certamente sì. Non so se te questo l'avevi detto. No, vabbè, dai, in realtà non è abbastabile. Allora, io vedo un sacco di posti inutili, perché per esempio, che cosa significa Sakuga? Me l'ha detto Arcanthos. Sono i momenti topici delle animazioni, che bisogno c'è di farci un post? I momenti dove gli animatori si sono impegnati di più. Detto, i pic. Video di ieri, proprio. Video di ieri. Paolo con tante virgolette, frasi, lo so benissimo. Sceglietene uno. Italo, ti lascio a te la scelta. Sceglietene uno. Possono anime mainstream essere belli da vedere? Vai. C'è avuto un gli.
possono gli anime di stream. Se tu rompi i coglioni di me, come frase. Se tu rompi i coglioni di me, così. Questo ha scritto. Oh, ti sento una nuova Dan. Poveri. Vabbè, andiamo, vediamo. E dice l'occhio io. Vai, ovviamente. Ma andiamo con calma. Nel 2021 esce nel cinema il terzo film di My Hero Academia, My Hero Academia World Heroes Mission. Questa tipologia di anime battle sono molto conosciuti e riscontrano un enorme successo fra il pubblico, ma spesso, anzi quasi sempre, non si sente parlare delle persone che stanno dietro a queste opere. Chi sono tutte? Immagina che ci siano persone dietro i cartoni animati. In questo post non vorrei parlare di una di queste figure che ha realizzato. Non lo so, mi sono immaginato. Che ha realizzato una delle scene di azione più belle di tutto il franchise di My Hero Academia. La persona in questione è Norimitsu Suzuki, che nella scena da lui realizzata utilizza la camera 3D per mostrarci un combattimento da più punti di vista e dandoci allo stesso tempo una percezione spaziale incredibile. Posso dire che a me ha dato anche un mal di testa incredibile questa scena. Vabbè, stavo facendo che finisse la scena e poi dopo giravo la... Ok, possiamo andare avanti. Ma questo Cat Action è solo uno degli ultimi lavori svolto dal nostro Suzuki. Infatti, egli è nel giro da molti anni e fra i primi lavori importanti dove ha svolto il ruolo di Key Animator possiamo trovare The Lucianary Girl Utena, dove si occupò delle animazioni in 8 episodi della serie TV e nel film. Quello che però contraddistingue quest'uomo è che sì, lui fa Key Animation, ma spesso non le fa per scene all'interno degli episodi, ma per le ending. Tipo mio fratello Ryoma Ebata, che faceva i personaggetti che squisciano. Sì. E quello è tanto che non lo vedo. E non solo, in alcuni casi ricopre anche il ruolo di storyboarder e di episode director per le ED. In un certo senso mi piacerebbe definirlo l'uomo delle ending, perché molte delle sequenze da lui realizzate si trovano in anime molto conosciuti ed apprezzati. Sì. Cos'è? Cioè, gli anime stream dove stanno in questo? Molto conosciuti ed apprezzati. Ho capito, ma pensavo che fosse su un'altra cosa sto posto. E allora vediamo. E non c'era ancora, eh. Prima fra tutte è l'ending della prima stagione di High School DPRD. Per chi non avesse mai visto la serie, abbastanza improbabile, io non l'ho vista, sappia che l'ending è particolare. Infatti vediamo le quattro ragazze protagoniste della prima stagione cimentarsi in una pole dance con movimenti molto fluidi e che attraverso di essi permettono a loro di entrare e uscire dalla scena, dando quella percezione spaziale che possiamo ritrovare nei lavori dell'autore. Non a caso, Rias entra in scena dallo schermo e subito dopo Asian esce fuori, dando quindi una certa tridimensionalità al tutto. Oltre a questo, anche la scena specchiata e la mini sequenza di 2 secondi con Graifia sono realizzate da lui. Questa, ragazzi, è, state osservando, l'unica parte bella di High School DPRD. Infatti io l'ho stato un sacco nei video, stata scena. Questa bella, sto cut è meraviglioso. Possiamo ritrovare, però, la camera 3D utilizzata in My Hero Academia in un'altra ending molto famosa, ovvero quella di Death Note. Se nella prima parte dell'ending abbiamo un PowerPoint in cui prevalgono movimenti orizzontali e perpendicolari della camera rispetto all'immagine, verso la metà della scena, in contemporanea con il drop musicale, parte il movimento 3D di camera, che amplifica il messaggio trasmesso dal cut, ovvero il cambiamento di Light Yagami, e questo movimento permette anche il cambio di fotografia, sempre legato al profilo psicologico del protagonista. Mancava una virgola, però. Ho scelto il post sbagliato, dai. Ti ha baitato malissimo e ci è riuscito, sì, benissimo. Sì. Come ultimo esempio vorrei portare Soul Eater. Qui egli si è dedicato alle animazioni della prima, seconda, terza e quarta ending e a delle animazioni di alcuni episodi. Quelle scene sono ben riconoscibili. Tutte le caratteristiche dei cuts che ho citato prima le ritroviamo anche qui e aggiungo un altro aspetto che le contraddistingue. Comunque cut, non cuts, perché in Italia non c'è bisogno di usare il plurale per le altre lingue. L'utilizzo di inquadrature fisheye che permettono una distorsione dell'immagine tale da immergerti ancora di più nella scena.
Ci sarebbe ancora tanto da dire su di lui, ma il mio consiglio è quello di invitarvi a vedere le sue realizzazioni su Sakura Boru, appunto, oppure ancora meglio, recuperando gli anime in cui ha lavorato. Notare l'influenza di Fala Albanese che c'è Star Drive. Vabbè, può essere l'influenza mia, per forza di no, Fala Albanese. No, Italo, ormai mi spiace. Sei stato soppiantato su Star Drive. E poi, cioè, è come proprietà transitiva, perché alla fine Fala Albanese è influenzato da noi, quindi è come se tutti quelli che sono influenzati da lui fossero influenzati da noi. Ma perché lui rompe i coglioni all'estrazione, a differenza nostra. Noi invece siamo delle persone che non hanno bisogno di rompere i coglioni, che siamo interessanti naturalmente. Comunque ti ha beitato male, Sì, però almeno abbiamo trovato un post che è esempio di quello che dicevamo nelle ultime settimane riguardo allo spiegare che cosa vuol dire la regia è ben fatta, no? Certo, magari si poteva fare meglio, però è già un punto di partenza. Si può sempre fare meglio per qualsiasi cosa, però almeno è un post interessante. L'unica cosa, appunto, cioè, c'era qualcuno in chat che faceva notare ma vammele a trovare dentro gli episodi queste scene, non nelle episodi. A parte che quella di My Hero Academia è dentro il film, non è opening any. Ma poi se uno si è focalizzato su un particolare animatore all'interno delle varie produzioni e non sulla produzione e quindi le scene all'interno di quella produzione, anche perché My Hero Academia le prime stagioni ne è pieno di roba bella in quel modo, e anzi ovviamente la parte migliore di My Hero Academia, la parte action e quant'altro, quindi insomma, cioè, sì, non Suzuki è uno dei top animator di My Hero Academia, e fra l'altro appunto c'è più c'è che solo altro, la Kamura. Se vogliamo provare ad andare dentro a quello che era, analizzando il titolo del post e andando a cercare in realtà quello che si cercava di dire, oltre al far vedere dei momenti fighi di animazione e spiegare per quale motivo sono fighi, cosa appunto molto interessante, è il fatto che tantissime persone, soprattutto quei finti elitisti e i boring taster, che accusano gli anime mainstream di non essere belli da vedere per il semplice fatto che sono mainstream. Quello che voleva fare Dan era semplicemente far vedere dei bei momenti, indipendentemente che siano dentro il cartone, nella opening, nella ending o quel che è, che è solo dentro anime mainstream, perché ha preso tutti i titoli super famosi. Ha preso My Hero Academia, ha preso Death Note, ha preso School di per D, Soliter, la palese, sì. Fosse quello l'intento. Magari si poteva fare però un discorso più generale, invece di concentrarsi su una persona soltanto. Più che altro perché hai tanti esempi, no, ormai, soprattutto moderni, come One Punch Man, Mob Psycho. Allora, vediamo un po', questo ce l'ha mandato da Restato Shadow, vediamo che roba è. Ma non c'è un altro post che ti avevo mandato io? No, i tuoi sono finiti. Ah, li sono finiti. Erano quattro, no? Beh, sì. Il forse futuro degli anime, la CGI, parte 1, mi sento già male. In che senso il futuro? Nel senso che siccome adesso stanno facendo sempre più cartoni con la computer grafica, allora quello che ci aspetta in futuro sono tutti anime in computer grafica. Ah, questa è, diciamo, questa è la mia presupposizione su quello che troveremo in un post del genere. Ok, vediamo. Io penso che proprio si riferisca al fatto che la CGI adesso sta venendo implementata negli anime. Allora, io leggo questo settore. Io leggo soltanto Fra in chat che dice questo post, no, Dio mio. Ok, benissimo. Dai, sarà bellissimo, allora. Vediamo. Poi vedere, giusto pochino, sì. Ingrandire un pochettino. Ci leggi? Introduzione. All'interno dell'immaginario collettivo è ben impressa l'immagine del classico animatore e animatrice giapponese che disegna con l'ausilio delle sue sole mani tutti i disegni che poi si trasformeranno in fantastici secondi, minuti e addirittura ore dei nostri anime preferiti. Sì, va bene. Cosa pensereste, tuttavia, se vi dicessimo che una porzione sempre più grande di ciò che viene trasposto su schermo è fatto grazie alla CGI, ovvero alla computer generated imagery, ovvero quella che è fatta da un classico animatore o animatrice giapponese che disegna con l'ausilio delle sue sole mani sul computer? Guarda, io ti fermerei. Purtroppo stavo bevendo e quindi ho perso il tempismo per fare la gag, ma all'interno dell'immaginario collettivo è ben impressa l'immagine dello studio d'animazione che fa il cartone.
Giusto, vero, scusa. E l'animatore o l'animatri. Ora ci sono addirittura le persone che fanno i cartoni. Vabbè, dai, però già mappa. Gli animatori fanno parte dello studio. Sono come una grossa massa in forma, tipo Human Centipede, l'hai mai visto? Come se fossi. Come se fossero i loro dipendenti. Tipo, se fossero i loro dipendenti. Molto spesso non lo sono neanche. Cioè, perché c'è Blue Period e Berserk? Non lo so. Blue Period non è fatto come le grafiche, Berserk sì. Magari Blue Period è portato come esempio, no, di animazione tradizionale ben realizzata. Proprio Blue Period. Uno dei tanti più pigri della storia. Ti prego, dimmi che non è così. E io spero che non lo sia. Poi non lo so. Cos'è la CGI? Effettivamente non si sa, quindi è bene spiegarlo. Questa tecnica, già usata in molti studi occidentali, come ad esempio la Pixar, è un ramo della È la computer generated imagery, CG, da computer grafica, che è CG per... Zio, computer grafica è la traduzione italiana di CGI. Cioè, cos'è un ramo della computer grafica specializzata nella creazione di modelli tridimensionali attraverso software molto complessi? La computer grafica è la creazione di modelli tridimensionali attraverso software molto complessi. Perché molto complessi? Sono software. Tu l'hai mai usati? Li sai usare? No, ma credo di poter imparare a farlo, praticamente. E perché i giapponesi? Cioè, se ci riescono i giapponesi! Stavo giusto chiedendo perché i giapponesi non ci riescono. Il processo, tuttavia, non è così facile, ha deciso lui. Bisogna ingannare l'occhio umano e quindi bisogna essere molto bravi sia nell'usare i giusti poligoni che nel gestire anche piccole cose come i colori e le ombre. Che vuol dire bisogna ingannare l'occhio umano? Ma io per fare... non lo so. Magari dice se la computer grafica è fatta male, salta subito all'occhio e ti dà fastidio... Non lo so, ma questo vale anche per l'animazione tradizionale. Che vuol dire? Cioè, anche l'animazione 2D si è fatta male. Salta all'occhio e ti dà fastidio. Mi associo a quello che dice il nostro caro Slime. La faccia di Sully rimane perfetta per il discorso. Sì, ha proprio l'espressione topica del momento. Ma poi io mi chiedo anche quali siano i giusti poligoni, scusami. Allora, se utilizzi quello fatto così... Però se usi quello fatto così, sì. Io sapevo che li modellavano loro i poligoni. Poi perché secondo te quelli non li fanno bene? Perché scelgono di modellare quelli sbagliati. Certo, dicono proprio: oggi non voglio fare quello giusto, faccio quello sbagliato. È come quando l'animatore prende il foglio e si mette a disegnare con l'HB anziché il B e esce una merda. Ha sbagliato la matita, quello sbaglia il poligono. Certo, poi anche i colori e le ombre sono importanti nella computer grafica, perché non sono importanti nell'animazione in generale. Come funziona esattamente? Allora, cerchiamo di essere più precisi, perché fino adesso... Se le normali animazioni si basano su immagini in 2D che poste in sequenza accelerano un movimento, la CGI si basa su immagini in 3D che in sequenza accelerano un movimento. Allora, non c'è scritto questo. Sul creare per mezzo di un software delle immagini direttamente di dimensioni. E vabbè, l'animazione digitale si basa sul creare per mezzo di un software delle immagini in 2D direttamente bidimensionali. Cioè, che ragionamento è? Il processo... Uno simula la tridimensionalità attraverso i disegni 2D. L'altro è già tridimensionale perché sono modelli. Ah, non sono disegni. In che senso sono disegni, scusa? Che sono disegni. Cioè, sono fatti con la matita da una persona su software. Ah, ma scusami, no, mi stavo riferendo fra la 2D e CG, non l'animazione digitale tradizionale disegnata a mano. Cioè, sto cercando di interpretare quello che dice questa sezione di testo. La differenza è che uno sono disegni disegnati in 2D che emulano il movimento tridimensionale. Gli altri sono già tridimensionali. Sì, ho capito, ma anche la computer grafica fondamentalmente è un disegno, cioè... Ora, computer grafica, un disegno.
Il processo inizia con l'uso di poligoni standard, cubi, sfere, parallelepipedi per aspirazioni su poligoni, che vengono vettorializzati in tre dimensioni, ovvero vengono posti su un piano cartesiano, proprio come quello che si insegna a scuola, grazie per la spiegazione del piano cartesiano, ma su tre dimensioni. Sì, certo, Giaggi, lo so, io non lo sai tu, ma su tre dimensioni e non su due. Ciliegina sulla torta e infine la colorazione. Illuminazione, le ombre che devono ingannare l'occhio per percepire la profondità. Perché invece, ragazzi, sappiamo tutti che l'animazione tradizionale, quella fatta sulla carta, poi si disegna il disegno sulla carta. Non è che viene fatto al computer pure quello. Johnny! Johnny! Ma che minchia stai a di? Chi è Johnny? È l'autore del post. Ah, ok, Johnny, e dai, Johnny. I team per la CGI. Team artistico, team oggetti reali, team che unisce il tutto. Sono curioso di sapere cosa fa il team che unisce il tutto. Quando si parla di team addetto alla CGI, spesso si pensa ad una sola divisione formata da poche persone, ma la realtà è ben più complessa. Tanti sono i ruoli chiave e tanti dipartimenti che lavorano all'unisono per garantire il miglior risultato finale. Ad esempio, nella maggior parte dei casi, ogni società ovviamente si organizza nel modo che ritiene più consono, abbiamo il team artistico che si occupa nella fase iniziale di tradurre le idee del regista in immagini o di adattare i disegni. Ci sta parlando del regista e degli storyboard? Eh? No, no, il team artistico. Del character designer. Che cosa c'entrano con la CGI? Giaggio, cosa c'entrano con la CGI? Un cazzo di niente, Ita, non c'entrano un cazzo di niente, ok? Vediamo se gli altri due si occupano della CGI. Il team che si occupa della realizzazione degli oggetti reali, come ad esempio auto. Sì, quelli che fanno i modelli. Quelli che sarebbero quello che lui voleva nel team artistico, ma nel team artistico... Cioè, quindi mi stai parlando di Dr. Movie, di Mad Box, degli studi a cui outsourcano la computer grafica? No, ma è, no, lui chiaramente si riferisce a quelli all'interno tipo di studio Orange che fanno tutto in house. Sì, ho capito, ma non c'è un altro team che fa le macchine, eccetera. Ci sono degli animatori magari specializzati per fare le macchine e gli oggetti metallici, per carità. Ma non è che un altro team, cioè, a parte il team dicendo, mega. Cioè, tu mi stai dicendo che dentro Studio Orange non ci sta il team persone, il team animali, il team macchine, il team case, il team background, il team pietruzze quando fanno Osei Kinokuni, quello per il lunaria. No. Cioè, non è che. Guarda, non c'è un team. Per rispondere seriamente, perché il sarcasmo è facilmente fraintendibile, io onestamente non so come è divisa Orange. Potrebbe avere dei dipartimenti, degli studi un po' come Toei, Bones, eccetera, ma che abbia un team dedicato soltanto all'animazione, diciamo di contorno, la vedo difficile. Vabbè, poi c'è il team che si occupa del mettere insieme tutto e di creare l'animazione e tanti altri, allora, gli animatori. No, io più che altro, cioè, ai tempi mi sembrava si chiamasse compositing questa cosa, però non lo so, cioè quello di mettere insieme il tutto e finire. Sì, quello è il compositing, creare le animazioni, quello dopo. Ma creare le animazioni perché te praticamente metti insieme tutto, disegnetto per disegnetto, poi fai andare un disegnetto alla volta e fai l'animazione. Ah, quello penso, No, è il team della computer, per la computer grafica. Cioè praticamente non è riuscito a beccarne una. Oddio, Giappone e il resto del mondo a confronto. Che hai visto? Ok, ho visto pure. Hai visto anche questo? Sì. Vorremmo rispondere alla fine a una domanda che potrebbe essere sorta spontaneamente. Se si è stati in grado di creare grandi prodotti in computer grafica, perché spesso il risultato finale è ben sotto le normali aspettative? Ad esempio, se la Pixar o la Disney riescono a portare grandissimi prodotti in CGI, perché spesso falliscono anche studi grandi come Orange? Anzitutto perché non sono studi grandi. La risposta è semplice e vecchia come il mondo.
i soldi. A me sta facendo, guarda, io lo sai che io sono il detrattore numero uno nell'universo anime per quanto si parla di computer grafica e tutto quanto. A me sta facendo male vedere quella croce su Hoseki no Kuni. Che è un prodotto ottimamente realizzato. Dal punto di vista, cioè, grafico è meraviglioso, non c'è più di un cazzo. Vabbè. Vabbè, Giorgio, ma da chi mette un film di 30 anni fa realizzato perché in realtà sulla cosa dei soldi ha senso, sì, eh? Almeno per perché, la grafica, sì. Appunto, Toy Story, il primo, cioè, aveva un budget di 20 milioni. O sai che qualcuno forse ne ha avuti 4. Però appunto stiamo parlando di un film e di una serie TV. E gli investimenti sulla computer grafica ancora sono molto bassi. Però c'è anche da considerare quello che è proprio l'apparato industriale in Giappone e in America. Perché in America ti è permessa di fare una cosa del genere, e soprattutto è permessa quando lo studio è veramente grande. Perché stai parlando della Pixar. Se invece noi andiamo su studi un po' più piccoli, che si occupano magari di serie televisive, e facciamo quindi un confronto pari, evitando di fare bongi, bongi, bo, 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 allora vediamo che il livello non è poi così tanto diverso, perché l'animazione americana ed europea in computer grafica è quella di Masha e Orso. E vi sembra di ottimo livello la computer grafica di Masha e Orso? Ma poi appunto c'è... I soldi in questo caso è verissimo considerarli quando si parla di computer grafica, sì, per la qualità che puoi fare in base al budget, i software, con i modelli e quant'altro. Però appunto, c'è, cioè, un conto, tu dici, perché non puoi paragonare la cosa cinematografica a quella televisiva? Il film, quanto tempo ci metti a farlo e quanto puoi farlo, e la serie televisiva invece quanto tempo ti danno per farla? Yes. È sempre lì, anche come tutte le volte che si parla del mito del budget e compagnia cantante, non è che i soldi non servono o non vanno inclusi nell'equazione, ma è che nell'equazione ci va tanta altra roba, tipo il tempo, che è una cosa fondamentale. O anche lì, poi, perché io non so se adesso nella prossima slide ne parlerà o meno, ma visto che finora non si è fatto sto discorso, penso che loro non l'abbiano neanche preso minimamente in considerazione. Tolti appunto studi tipo Sanzigen, Orange, che fanno tutto in house per la computer grafica e tutto quanto, le serie televisive anime in cui vedete la computer grafica non viene fatta dagli studi che fanno l'anime. Prima Italo diceva quella roba subappartata a Dr. Movie e bla bla. Sono miliardi gli studi che vendono i propri modelli agli studi di animazione e glieli fanno apposta per i prodotti. Non è che dentro studio A1 Pictures si fanno le macchinine che poi mettono dentro i cartoni di A1 Pictures. Sono subappaltate quelle cose. Sono subappaltate a studi del cazzo piccolissimi che fanno quello che possono per i budget che gli vengono dati. Sì, beh, questa è poi la concezione, no, dello studio che lavora soltanto alle cose che fa lui, quando la maggior parte degli studi giapponesi lavorano sempre ad altre cose mentre non fanno altro, oppure stanno anche facendo altro. E poi vorrei precisare una cosa, studi grandi come Orange, in Giappone studi di animazione grandi praticamente non esistono, solo Toei forse si può veramente fregiare di questa definizione, perché neanche una Ghibli è considerabile come uno studio veramente grande per quanto abbia avuto tanti dipendenti. E Orange di base è uno studio molto giovane che si è fatto le ossa, ha fatto tutta la gavetta e adesso sta avendo delle opportunità per mostrare i talenti delle persone che ci lavorano. Quindi poi definire uno studio grande è la cosa più sbagliata che puoi fare, oltre a metterlo a paragone con la Pixar e la Disney. Ma poi, tra l'altro, cioè, qual è la definizione di studio grande? Cioè, di quante persone, di quanti dipendenti si parla quando si parla di uno studio grande? C'è una soglia, non lo so, la soglia che ti fa passare da uno studio di media dimensione a uno studio grande? Ma io credo sia solo una questione di importanza. Più senti il nome, più è grande. Come Daus. Dimensioni, tipo, cioè, se io parlo, mappa, sì, sì, è gigantesco. Wit invece non abbiamo scoperto, non lo conosce nessuno, quindi è piccolo piccolo. Alla fine lo sai, sì, Gainax è sempre stato considerato un grande studio di animazione giapponese. Ma Gainax era uno studio piccolissimo. Il punto è però lì intendi grande il livello proprio fisico, il livello tangibile, no, cioè grande come un grande studio che ha fatto la non si tende mai a livello di qualità, sì, mai, mai. Si tende sempre a livello di dimensione e di potenza. Di quello che possono fare all'interno dell'industria dell'animazione, a livello di contatti, a livello di cose.
dimenticandoci poi che per potersi finanziare i cartoni dovevano fare i videogiochi porno. Giappone e il resto del mondo a confronto. Confrontando il budget di un episodio di una serie anime o di una film di animazione, si può constatare come per i primi si hanno... Constatare? Cosa puoi non è vero. Un film e una serie. Sì, ma sta sbagliando pure il budget, perché dice tra i 100.000 e i 200.000 in media di budget. Se una serie da 13 episodi ti viene a costare sui 4 milioni, stando ai budget di un paio di anni fa, che può essere siano aumentati perché si parlava appunto di un aumento graduale dei budget in Giappone, come ti fa a costare un episodio tra i 100.000 e i 200.000? Non mi sembra che tornino conto. Non parla di episodio, c'è scritto in media. E confrontando il budget di un episodio di una serie anime e di un film di animazione, si può constatare come per i primi, ovvero l'episodio di una serie anime, si hanno 300.000 e 200.000. No, si hanno più soldi. Mentre per i prodotti cinematografici si arriva anche a 500.000 al minuto. Vabbè, sì, per la Pixar e per la Disney, ripetiamo che hanno dei budget mostruosi, ma anche un Illumination, per esempio, quello di Cattivissimo Me, non ce l'ha sti budget, eh? Cioè, ha budget molto più bassi. Poi si parla sempre di centinaia di milioni di dollari. Però. Questo è anche da in realtà contestualizzare nell'industria cinematografica in generale. Perché non è una questione solo degli anime. Anche i film live action giapponesi vengono prodotti con dei budget che per noi sono ridicoli. Perché effettivamente il movimento del botteghino giapponese non consente di spendere 100 o 200 milioni su un film. Non ce li incasserai mai. Cioè, è il massimo che ha incassato il film più remunerativo della storia del botteghino giapponese, un altro po' 200 milioni. Invece in America, anche con la possibilità di importazione, sono budget all'ordine del giorno, perché poi c'hai alle spalle un'industria cinematografica immensa. Non è solo una questione di anni, è poi una questione di industria cinematografica. Pochi soldi... No, vai, scusami, vai. No, dicevo... stavo già facendo... avvertendoti che ti farei male con il paragrafo dopo. Pensavo avessi già finito quell'altro. Ok. Pochi soldi vuol dire compromessi. Compromessi vuol dire accontentarsi sulla qualità. Rispetto all'animazione tradizionale, la CGI è meno costosa se di pessima qualità, più costosa è fatta bene. No. Ciao. No. No. Si capisce subito che andando al risparmio la scelta è spesso una e una sola, no. Anche perché questo vorrebbe dire che tutti gli show dell'animazione giapponese vengono fatti in computer grafica e non mi sembra che la tendenza sia stata invertita negli ultimi anni. Non mi sembra per nulla. Anzi, la computer grafica di base costa molto di più dell'animazione tradizionale. In ogni caso, perché non è che se è fatta male la paghi di meno. Perché se è fatta male non è un problema di budget, è un problema o di persone o di tempistica, come si diceva prima. Ah, ma perché aspetta, cioè tu non paghi la computer grafica in base alla qualità con cui te la danno? Cioè nel senso, se c'ho il modello brutto allora lo pago di meno, se c'ho il modello bello allora lo pago di più. Non funziona così. Ti devo rispondere. No, andiamo avanti. Anche perché poi questo è un ragionamento davvero cretino, francamente. Perché poi io potrei dire, vabbè, allora anche l'animazione tradizionale è così, no? Se è fatta male la pagano di meno. Cioè, perché dovrebbe essere diverso? No, non lo puoi fare perché lì la pagano di meno a prescindere. Cioè, meno di 200 sì, non puoi dare. Meno di 200 yen a disegno glieli puoi dare. Scusa. Vabbè. Cioè, fa l'avvocato del diavolo sulle stronzate, no? Che poi sai che io per risponderti a queste cose devo insultarti, no, perché non c'è la risposta normale. Queste cose cerco di dirle in modo divertente per non provare il dolore dentro che proverei se le dovessi dire. Lo capisco, no, fallo provare a me, cioè, scusa, cerca di risparmiarmi, perché a lungo andare diventa meno costosa, perché nel momento in cui tu hai il modello basta che lo fai muovere. Ma per crearlo sto modello ci vuoi dire i soldi, regà? E poi mettermi Berserk come esempio è veramente sparare sulla croce rossa. Perché mi stai parlando di una serie fatta tutta in outsourcing, presa da, se non mi ricordo male che era, Liden Films, uno studio comunque, l'ha preso e l'ha subappaltato a Milpensé e Gemba. Gemba è uno studio piccolissimo che all'epoca della trasmissione di Berserk stava ancora cercando animatori.
Io ci feci il video su questa cosa qua, se ti ricordi, già un sacco di tempo fa, puntualizzando appunto con le immagini dei siti web che erano degli studi realmente piccolissimi a cui non si poteva chiedere uno sforzo successivo e che veramente era un errore di produzione madornale che dimostrava il totale disinteresse a fare un bel adattamento. Semplicemente serviva a riportare un po' di clamore attorno a Berserk, che in quel periodo, se non mi ricordo male, stava ripartendo. Tutto qua. Cioè, non puoi prendere questo come esempio di un buon anime, francamente. Cioè, come esempio di un anime da comparare poi a Moana. Ma comunque di base proprio... Cioè, poi, vabbè. Sti paragoni proprio... Non c'erano in terra. Anzi, cioè, prendimi almeno, che ne so, quel film che aveva sceneggiato Urobuchi. E carità, non sarà un film computerati eccellente, però regge bene il confronto. Quale in certo film? Senso. Exiled from Paradise. Ah, cosa però, forse ho capito qual è. Non era male quello. Vabbè. Insomma, bello terrificante, grazie a Dark Shadow Shadow. Allora, poi ne finito? Abbiamo... Sì, era finito. Perché è parte 1 questo. Ah, c'era una parte... vediamo se c'è uscita la parte 2. Oddio. Era meglio se non te lo dici, se non ce lo dicevi, comunque. L'ho letto. Beh, che siamo in chiusura, praticamente. Il declino della piattaforma Vid. Boh, questo sembra simpatico. Ciao. Aspetta, prima voglio vedere se è uscita la seconda parte. Era 8 giugno il post. Eccolo là. No, questo è l'inizio. Ah, ok, parte 2. Però anche quello su Vid sembra interessante, eh. Sì, magari dopo lo leggiamo se ci rimane abbastanza tempo. Sempre di Frank e Johnny. La CGI tra successi e fallimenti. Leggi tu stavolta. Va bene. Un passo indietro. Ieri, era il giorno prima, ok. Ieri abbiamo analizzato gli aspetti tecnici e pratici della computer grafica. Ci abbiamo provato. Cercando di capire, non senza riuscirci, cosa significasse questo termine e come si applica nelle opere di animazione. Cerchiamo invece oggi di capire se la sua implementazione ha portato a dei successi o a dei fallimenti. Cosa che ha molto senso se si va a prendere le cose in generale e non andando a vedere caso per caso come ogni singola produzione ha utilizzato la tecnica, come ogni singolo studio ha lavorato nei ricordi. No, a spizzichi e bocconi, è così che si fa. Un fascio. Un piccolo excursus storico. Contrariamente alle credenze comuni, la computer grafica è implementata nei prodotti di animazione nipponici già da molti anni. Quelle credenze comuni di chi? Boh. Le credenze comuni. Forse siamo noi che siamo vecchi, il problema. Ma è solo in questo periodo che si trova sotto le luci della ribalta. Si trova sotto le luci della ribalta solo in questo periodo perché rompete i coglioni tanto quanto me. Quando c'è la computer grafica, non perché nessuno lo facesse prima, soltanto che adesso sui social lo fanno tutti, è buona. Se volessimo individuare un punto di partenza... Lo volevi Golgo 13? No, non lo volevo Golgo 13, però vabbè. Te l'hanno dato. Se volessimo individuare un punto di partenza, potremmo citare il 1983, con il film anime Golgo 13 The Professional, in cui la computer grafica è usata per animare una serie di elicotteri insieme agli edifici circostanti. Era un elicottero che poi spara un missilone. Cioè io me ne ricordo uno. Non l'ho visto. Dettagli insignificanti. Non l'ho visto. Non posso commentare. La svolta. Punto di svolta è stato l'anime Ghost in the Shell, targato 1998, targato del 1995, in cui attraverso la creazione al computer di elementi cyberpunk si è mostrato al mondo intero che elementi di animazione tradizionale e computer grafica possono convivere tranquillamente ed anzi generare effetti stupendi. Attraverso la creazione del computer di elementi cyberpunk. Quale? Tu lo sai? Sto cercando di ragionarti, Giorgio, ma tu cazzo, cioè che senso? Le luci sono fatte normalmente, l'ambientazione è fatta in 2D, cioè... Non è che si è visto il coso... Dici 2.0, però lo sa che il 2.0 lo criticano tutti. Boh. Cioè, odiato da chiunque. Anche Fra dice, hanno visto il 2.0 e pensavano fosse il primo. Boh. Cioè, se non si spiega. Perché sì, ovviamente,
Ghost in the Shell è sempre stato considerato come uno, appunto, dei punti di svolta per l'implementazione, per il lavoro sulla computer grafica rispetto agli anni precedenti, ma non è che avesse un uso così massiccio della computer grafica, era accessorio. Vabbè, andiamo avanti. Gli studi e la CGI, ho visto un table. Nell'ultimo decennio, infine, la CGI ha acquisito sempre più fama, fino al punto in cui sono nati dei veri e propri studi nell'ultimo decennio. Propri studi specializzati come Polygon Pictures e grandi studi hanno sviluppato i loro reparti di animazione in 3D, come nel caso del famosissimo Ufotable, produttore tra i tanti di Demon Slayer. Altro grande studio. Altro grande. Così grande che non ha neanche gli animatori indipendenti. No, boh, Ufotable un po' di più rispetto alla media ce li ha comunque. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Almeno questo, povera UFO, concediamoglielo. È uno degli studi in cui le condizioni sono migliori comunque rispetto al resto del settore. Però mi fa piacere che comunque soltanto nell'ultimo decennio si sono sviluppati gli studi che si occupano della computer grafica. Infatti mi chiedo negli anni passati dove la prendessero. No, ma infatti, cioè, vabbè, già ci sono quisquilie, è solo adesso che ha assunto più fama, non è dal quando è uscito Toy Story nel 98. Ce l'ha messo pure nel post di prima. Da grandi successi derivano grandi responsabilità, no? Pensando a degli esempi recenti di successi in computer grafica, non possiamo non citare le opere dello studio Orange, unico studio di cui possiamo citare delle belle computer grafica in Giappone. Per essere di successo, più che pure Sanzi che ha fatto un cazzo di successo. Ma Land of the Lost, cioè, è rinomato come l'anime che ha venduto più Blu-ray in Giappone nel 2000. Ma già, il successo si vede dalle visualizzazioni di vid. Madonna, che scemo io che non ci sono. Hai ragione. Dopo sempre queste cose, a chi se ne frega dei giapponesi? Che attualmente può essere definito come uno dei migliori studi di animazione del settore. Il più fulgido esempio è l'adattamento anime di Land of the Lustros del 2017, ma non si può non citare anche Beastars, sempre lo stesso studio, ma questa volta uscito su Netflix nel 2019. Orange è riuscito ad adattare la computer... Italia. Eh? In Italia è uscito su Netflix nel 2019. Sì, vabbè. Orange è riuscito ad adattare... E adattare o adottare? Adattare la computer grafica agli stili complessi dei mangaka, creando opere visive che potrebbero non piacere, ma che sicuramente sono da considerare come perle della loro nicchia. Ok. Sul discorso dell'adattare la CGI agli stili complessi dei mangaka, io proprio non lo capisco. Che come dire, stai adattando l'animazione tradizionale agli stili complessi dei mangaka, che è una frase per cui anche Johnny ti riderebbe addosso, secondo me. A pesanti fallimenti. Bisogna dire, tuttavia, che non è tutto oro ciò che luccica. È molto facile, infatti, errare nell'utilizzare la computer grafica e creare dei lavori che non invecchiano troppo bene. Esempio lampante è la recente serie animata di Berserk, che avevamo utilizzato per il confronto con Moana, realizzata con una grafica tridimensionale non di eccelsa qualità e da animazioni non troppo fluide. Ad esempio... Persino quando puoi sparare sulla Croce Rossa non riesci a farlo! Cioè, fa cacare! Ed animazioni legnosissime. Animazioni non troppo fluide. Quindi, ad esempio, Guts presenta movimenti della bocca poco curati e precisi, un'espressione del viso monotona e, come ciliegina sulla torta, una colorazione che ha fatto storcere il naso a molti. Certo, non sai che cosa dire. Vabbè, la colorazione, l'espressione. È brutto. Altri fallimenti, non ce l'hanno bastati, no? La CGI è stata... Ma questa è quella accessoria, invece. La CGI... Oh, ecco, visto che prima stavano chiedendo della computer grafica in Overlord, li hanno accontentati in chat, l'hanno accontentati quelli del post. Ho visto il messaggio, l'ho ignorato. La computer grafica è stata usata in modo fallimentare anche in molti altri anime, seppur magari in più piccole dosi.
volendo fare anche un esempio, possiamo citare l'armata dei goblin della terza stagione di Overlord, evocata da Henry Emmott. Il problema? 5.000 goblin animati in computer grafica che stonavano con il background animato a mano. Il background animato a mano. E che non avevano i movimenti così fluidi come avremmo potuto aspettarci. Ma dove? Cioè, da quando la computer grafica realizzata per motivi accessori è fluida, incredibile, realizzata con delle risorse estreme e così via? Glielo spieghi tu che il problema del fatto che la computer grafica che stona con il background animato non è la computer grafica ma il compositing? C'è bisogno di... cioè, secondo te lo capirebbe se provassimo a spiegarlo? Andiamo avanti. Non per dire che è stupido, perché non per dire che è scemo, ma che ovviamente mancano le basi. Altri fallimenti. Altro esempio è Knights of Sidonia, anime sci-fi con combattimenti mecha in cui i protagonisti animati in CG non riescono ad avere espressioni ed emozioni reali. Ad esempio, è possibile vedere un personaggio che urla di dolore, ma che ha un'espressione facciale che non corrisponde totalmente all'entità del danno subito. E qui... è una bella contraddizione, no? Perché prima ha parlato della CGI, degli studi che adattano la CGI agli stili complessi dei mangaka, e qui sta parlando dello stile complesso di un mangaka che è stato reso praticamente in maniera perfetta, perché è Niei che non è in grado di disegnare le espressioni, o meglio, le disegna in una maniera più particolare, più personale, se vogliamo. È molto monotono il tratto di Niei in senso emozionale e di espressioni. E Knights of Sidonia questo lo fa ottimamente. Quindi sostanzialmente ha contraddetto quello che ha detto prima. Poi si fa cagare le sue storie, questo lo sappiamo benissimo. Vabbè. Ma finisce qui. È con una bella cronistoria totalmente girata a convenienza. Perché se dobbiamo parlare della computer grafica, dello sviluppo della computer grafica, del recente successo della computer grafica, che noi non conosciamo però evidentemente c'è, dobbiamo ricostruire per bene la storia, non andare indietro nel tempo a prendere esempi di computer grafica vecchia che per forza di cose è brutta o mal realizzata, perché nell'assenza di risorse, anche grazie al cazzo che non ci sono tanti esempi validi. Se effettivamente studi come Orange o Sanziken sono emersi effettivamente solo negli ultimi 3 anni, dovremmo basare il nostro ragionamento su questo. Dovremmo capire che cosa è successo negli ultimi anni e ricostruire lo sviluppo della computer grafica in base a questo. Non dire, ah, ci sono degli esempi belli, però guarda questa serie di 6 anni fa. A che cosa mi serve? È una serie di 6 anni fa. Il livello è ovviamente cambiato. Anche perché Gemba non è uno studio che è andato molto lontano, non so se sia ancora esistente, ma non si è occupato di altre produzioni. Oh santo cielo. Vabbè. Vogliamo chiudere con quel post che sembrava allettante sul fallimento di Vid? Vai. Tanto vediamo. Manca altro. Penso abbiamo tempo soltanto per questo, quindi. Il declino della piattaforma Vid. Chissà se parlerà del fatto della community, del sito mai aggiornato, tutti i problemi gestionali. Magari scopriamo qualcosa che oggi noi non sappiamo, perché noi non sappiamo niente di questa piattaforma, quindi giustamente. Introduzione. Tutti noi abbiamo sempre cercato un modo per guardare anime online. C'è chi usava YouTube, andando su canali come Yamato Animation, cioè... tanto chiamata invece, non da tutti quelli illegali. C'è chi si abbonava a servizi come Netflix o Crunchyroll per poter godersi con tranquillità i migliori anime del momento. E c'è chi invece chi si rivolge a servizi online come Vid per godersi le puntate dei propri anime preferiti da casa senza pagare. Questa è proprio la presa copia incollata dal sensore di Vid messa lì. Ultimamente, tuttavia, quest'ultima piattaforma ha avuto un crollo di utenti e di preferenze, ed in questo post cercheremo di analizzare le possibili cause. Italo, analizziamo le possibili cause. Netflix, vai. Crunchyroll, finite le possibili cause. Vabbè, vediamo appunto se scopriamo qualcosa, già. C'è sempre da imparare, non pensare sempre di sapere tutto. Non mi permetterei mai.
la storia della piattaforma. Partiamo prima però con un po' di contesto. Vid è una piattaforma streaming italiana e gratuita che si occupa in generale di film e serie TV, ma che è diventata famosa grazie agli anime portati anche in simulcast, ovvero la trasmissione di episodi in contemporanea con il Giappone. Quindi fa film e serie TV, ma anche gli anime. Vabbè, sì, anche gli anime, prevalentemente gli anime. Tra i più grandi successi di Vid annoveriamo l'aver pubblicato come prima piattaforma italiana la versione doppiata di Tokyo Ghoul senza passare dalla televisione tradizionale. Ok. Tokyo Ghoul aveva fatto giusto 4 milioni di visualizzazioni. Negli ultimi tempi, tuttavia, la popolarità di Vid sta diminuendo a favore delle classiche piattaforme di streaming a pagamento o di servizi su YouTube come la già citata Yamato Animation. Scusami, ma la storia di Vid? Ah, no, era quella. Ma non c'era mezza data, non c'era mezza ricostruzione. È arrivato, ha messo Tokyo Ghoul doppiato. Ah, va bene, va bene. Abbiamo un altro problema con la cronistoria, non era solo di quel post, diciamo. Tre sono le principali motivazioni da noi trovate che esporremo in questo post. La presenza eccessiva. Certo. La poca ottimizzazione del sito, e vabbè, questo ci sta, e dell'applicazione, e la cresciuta importanza dei suoi competitor. Vabbè, beh, dai. Almeno due hanno senso. Ciao Flavio. Le pubblicità. Poiché Vid è un sito gratuito, da qualche parte dovrà pur trovare i soldi per ottenere le licenze e per gestire i server. Orbene. Orbene in un post di Instagram. Metà del tuo pubblico non l'ha capito, te lo dico. Come molti di voi potrebbero già sapere o immaginarsi, la piattaforma ha deciso di affidarsi alle pubblicità per ottenere l'introito necessario. Fin qui nulla di strano, direte voi, poiché anche ad esempio YouTube si affida alla pubblicità. Ma in questo caso il problema è che sono troppe. Ah, Vid. A me sembrava che avessero fatto, sai, un abbonamento per evitare pubblicità. Abbonamento? Sulla mia piattaforma gratis? Stai scherzando? Che costava tipo 3 euro. Un abbonamento? Sulla mia piattaforma gratis? Stai scherzando? Vabbè, scusa. Lamentiamoci delle pubblicità, no? Cioè abbiamo l'alternativa. Il problema è sicuramente quello. Abbiamo l'alternativa? Io non la vedo. Non riesco a vedere l'alternativa. Tunnel Vision. Ultimamente è possibile trovare dalle 4 alle 6 pubblicità per episodio. Decisamente eccessivo. Che Italo, magari durano anche 10 secondi, Giaggiù. Italo domanda. Ora, noi siamo vecchi ormai, perché comunque un 93, un 94, ormai siamo stagionati. Già ci chiamano i Neo Girella. E vabbè. Ma tu ricordi i tempi in cui guardavi la televisione? Quanto ci mettevi a vedere un film di 1 ora e 20? Vuoi dire quanto ci mettevo a vedere una pubblicità di 1 ora e 20? Sì, più o meno. In mezzo al film. Tipo, mi ricordo un film di Lupin a caso, che vedi quando avevo 13 anni, che era spezzettato in 6 parti. Cioè, proprio spezzettato in varie giornate, perché mandavo le pubblicità e erano più le pubblicità che la parte di film. Dalle 4 alle 6 pubblicità per episodio. Ma francamente, io questa cosa la capisco fino ad un certo punto, perché ormai viviamo in un mondo che ti vende la pubblicità in maniera sottile, in un certo senso, senza fartene vendere conto. Perché quando noi andiamo su Netflix pagando il nostro bel abbonamento, crediamo di non avere nessuna pubblicità, ma di fatto appena si apre la piattaforma, boom, sparato il trailer della nuova serie TV che è uscita da ieri, guardatela, assolutamente è fighissima, se la stanno guardando tutti quanti gli italiani, non puoi prescindere dal velo, di che parli con i tuoi amici se non la guardi? E non è pubblicità questa, ragazzi. Magari è meno percepibile come pubblicità, ma è invasiva forse anche di più. Peggio ancora lo fa cosa? Prime Video. Peggio ancora che te la mette quando cominci l'episodio. Insomma, io ho pagato. Cioè, sì.
c'è lo spottino iniziale per farti vedere la cosa. Ma poi fra l'altro anche nei canali, perché ti viene anche se utilizzi i canali quelli a pagamento, cioè non soltanto nella parte che c'hai pagata, compresa in Prime. È sempre l'idea di essere arrivati in un momento storico in cui è il pubblico a decidere, in cui siamo noi ad avere l'ultima parola su tutto. Perché non ci rendiamo conto che in realtà siamo tremendamente manipolati ogni giorno dalle aziende? Come il, mi ricordo un po' di tempo fa che, no, il, sai, uscì, quando uscì il trailer di Superman, che la gente si era incazzata per il costume di Superman perché non gli ricordava quello reale, eccetera. E gli fecero vedere delle immagini per il costume e la gente ne scelse una in un certo senso, che poi è stata quella rispettata a livello più di mantello che di costume in sé per sé, perché poi il costume è rimasto fondamentalmente lo stesso. E questo ti fa capire che la gente che deve aver scelto, no, un'opzione, però le opzioni che gliela date, chi è che le ha indirizzati verso la scelta di quell'opzione? Siamo dei burattini, ragazzi, burattini che danzano in mano alla Sony. In questo caso anche di Bid. L'ottimizzazione, sì, su questo sono pienamente d'accordo, anche senza leggere, che veramente questa è una rottura di coglioni tremenda. Vid inoltre presenta dei seri problemi di ottimizzazione sia sul sito che sull'applicazione, e questo l'abbiamo sempre detto anche noi. Ad esempio, da smartphone si è obbligati a porlo in orizzontale, mentre per cercare un anime non è possibile usare il nome, ma bisogna cercare la lettera iniziale e procedere in questo modo. Ma ovviamente, ragazzi, come ci è stato più volte spiegato, questi erano problemi di piattaforma che era complicato da sistemare perché le priorità erano altre, tipo la sezione community. Sì, tipo gli eventi dal vivo con i 5 fan di Vid. No, io in realtà sulla cosa della ricerca sono un po' a metà, perché capisco la comodità del poter ricercare direttamente il titolo che stai effettivamente cercando, però è un'idea, tra virgolette, intelligente quella di metterti la ricerca per lettera, perché mentre tu vuoi guardarti Tokyo Ghoul e quindi clicchi sulla T, c'è anche la possibilità di vedere altri anime, tra virgolette, cioè ti cicciano fuori anche altri titoli che possono far nascere un interesse dentro di te, quindi c'è in un certo senso un rimando anche ad altre serie. Infatti mio padre, quando iniziammo a collaborare con Vid, si studiò un po' il sito, perché lui è fatto così, e disse proprio questa cosa qua. Quello è proprio è molto furba come idea, perché mi costringi fondamentalmente a interessarmi anche alle altre serie che hai sulla piattaforma. Purtroppo però, se non sfrutti quest'idea cercando di renderla anche un punto di forza della piattaforma, ma mostri il fianco a tutte le critiche, ovviamente la gente non si fa convincere nel effettuare questa pratica, e anzi si lamenterà, appunto perché non può fare come vuole lui. No, però allora, è verissimo quello che dici da un punto di vista di marketing, di scelta, appunto, per indicizzare lo spettatore. C'è da dire che però, per esempio, come fa notare anche Angelo, per dire, su Crunchyroll succede la stessa cosa, ma con la barra di ricerca testuale. Mm. Cioè, se tu cerchi, non so, Spy Family, cerchi Spy, e ti fa vedere Spy Family, ma ti fa vedere anche un'altra caterva di anime insieme a quello. Quindi hai lo stesso effetto, ma con la funzionalità che lo spettatore vuole. Sì, magari lì però è un po' più difficile, perché c'hai un elenchino così, clicchi direttamente su Spy Family, non ti interessi troppo al vedere anche le altre. No, invece certo, lì c'erano direttamente tutte le locandine messe in fila in orizzontale, e magari ti faceva nascere un po' di più l'interesse, però ovviamente non è stato così, altrimenti sarebbe andata diversamente. Perché il pubblico così lo fa incavolare di più, è probabile che non te le consideri quelle alternative, mentre invece se subito la mente gliele forzi con la ricerca, come fa appunto con Crunchyroll, invece è più probabile. Se molti anni fa questo tipo di ricerca sarebbe stato anche giustificabile, nel 2022 non si può non avere un motore di ricerca. Lillo, questo è perché il sito è rimasto al 2015, quando è stato fatto, e non è più stato toccato. È morto il sito, non caricano più nulla da una vita. Netflix. I principali competitor di Vid tra i servizi a pagamento in Italia sono due: Netflix e Crunchyroll. Prime Video, ce lo siamo dimenticati.
Innanzitutto, Netflix ha investito tantissimo nel mondo anime negli ultimi tempi, riuscendo anche a specializzarsi in un settore molto specifico al fine di occupare una nicchia di mercato. Parliamo degli originali Netflix. O di prodotti. La famosa nicchia di mercato. O di prodotti comunque distribuiti esclusivamente da Netflix, che includono titoli come Be the Beginning, La Via del Grembiule o Great Pretender. La nicchia, sì, di titoli di grande successo di cui si parla ancora oggi con grande clamore, vengono ricordati ed amati. Crunchyroll. L'altro competitor citato è Crunchyroll, già noto per il grande catalogo, ha sicuramente sferrato un ulteriore colpo a vid il 1 marzo 2022. Sì, un colpo al cadavere di vid, in pratica. Sparano al cavallo, è già morto. con l'annuncio della fusione di Funimation. Oh, hanno sentito Paolo su come scrive Funimation, eh? Ha scritto Funimation. Funimation. Ha scritto Paolo questo. Che passerà sotto il marchio Crunchyroll. C'è pure là il logo, capito? È là sopra. In questo modo, mantenendo lo stesso prezzo degli abbonamenti, è riuscito ad aumentare il catalogo e il rapporto qualità-prezzo. Non è vero, però vabbè. Diciamo che è vero, ma non è vero. Sì, poi diciamo che il tempismo è un po' errato, ma vabbè, non facendo una cronistoria di quello che è successo a Vid, per stai, forza di cose. Mi stai dicendo che non è vero che Vid è stato ucciso da Crunchyroll il 1 marzo 2022? Sì, ti sto dicendo proprio questo, perché è già morto. Conclusioni. Volendo quindi riassumere le cause del declino di Vid, si può affermare con relativa certezza che dipendono da due fattori complementari: il calo della qualità interna, dovuto a bassa ottimizzazione e troppe pubblicità, e l'aumento della qualità esterna, dovuto ai competitor, non ci vuole la S a competitor, è competitor, che hanno finalmente capito l'importanza del mercato anime anche fuori dal Giappone, finalmente. Anche voi, che Crunchyroll sì, non opera nel mercato dagli anni 2000, Netflix fuori dall'Italia non operava. No, perché adesso che hanno capito che il mercato italiano è importante, hanno capito che c'è il mercato fuori dal Giappone, che è importante il mercato italiano, sicuramente. Come sarà il futuro per questa piattaforma italiana? Lo scopriremo solo vivendo, ma se avete altre opinioni da aggiungere, scrivetele pure nei commenti. Il futuro sarà sotto un bonde. È delle morte. Già morta. Oh santo sì. Dio. Il fatto che non lo dicano non vuol dire che non sia vero, ecco. Boh, basta, basta, non ne posso più. Vabbè, guarda, l'unica cosa che sono contento è essere riuscito a portarti dentro a questo universo delle pagine Instagram, così che possiamo condividere il dolore che io provo ogni giorno quando le studio. Sei contento tu? Mi fa, come si dice, mal comune mezzo gaudio. Un po' mi serviva. Va bene. Basta, vi prego, basta. Anche se ne erano arrivati un altro bel po', ma ci fermiamo qua perché sono già le 4:10 qua poco. Vediamo un po' chi c'è a cui fare un raidino. No, Capcani l'abbiamo fatto ieri. Andiamo dal Cerbero, dai. Andiamo dal Cerbero. Salutateceli anche se non hanno la minima idea di chi siamo. E niente. Può essere che Magira ha parlato di lui. Non penso, esatto. Però vabbè. Ieri ho visto che ha fatto una gara di flessioni al party del Cerbero, appunto. E ha vinto. No, Magi. Ma è un bodybuilder assurdo. È enorme, ho visto la foto di profilo. È così, c'ha cioè, le spalle sono sì, enorme. Non sembrava la maglia. Non gli rende giustizia la camera. Comunque, salutate appunto il Cerbero e niente, noi ci rivediamo domani sperando di avere...